Chi è Giancarlo Antognoni? Giancarlo Antognoni è il numero 10 per eccellenza. Per un fiorentino Giancarlo Antognoni è questa, è una bandiera in tutto e per tutto, rappresenta Firenze nel mondo del calcio. Ai suoi tempi forse non c'era l'Enel, ma lui era la luce che illuminava il campo. È il simbolo come il Giglio, è una leggenda, senza di lui non ci sarebbe Fiorentina. È anche sindaco, anche di più, però se le andava un'altra squadra aveva vinto tanto, ma tanto. Il meraviglioso. Antognoni e Firenze, come il David. E per le donne è stato sempre un idolo, un bell'uomo. Un bel figlio quando era giovane. Belloccio bravo e abbastanza una persona con stile, ecco. Il top dei top. Certo. Tanti giocatori sono rimasti nella storia della Fiorentina, lui è rimasto più che nella storia nel cuore dei fiorentini. Sì, mi identifico in lui, capito? Perché è stato un grande, quindi ogni fiorentino è come Antognoni, siamo forti. Ci siamo cresciuti con Giancarlo in televisione, nel dolore e nella gioia. Sicuramente lei capitano, la bandiera, lei Firenze, anche se non c'è nato. A Firenze ha trovato forse la sua vita, ma anche il suo limite professionale, dedicando il cuore a questa maglia, a questa bandiera, ha rinunciato anche forse a un successo sicuramente professionale maggiore. Poteva vincere molto di più, ma non sarebbe rimasto nella leggenda. Baggio è andato alla Juve, ma la leggenda non l'ha fatta la Juventus, l'ha fatta a Firenze. Affezione per la città e per la squadra sono molto rare. Adesso abbiamo molti mercenari, Antognoni non lo è mai stato. Dedicato allo sportivo più amato e celebre di Firenze, Giancarlo Antognoni, 429 partite con la maglia della Fiorentina, 72 gol, 80 partite con la nazionale e 7 gol segnati. Ne parleremo con Michele Fratini, manager e amico di Antognoni, ha voluto lui il libro su Giancarlo, 10 modi per dirti ti amo. Con Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, fiorentino doc, per lui Antognoni, prima di tutto, è un mito. Con Moreno Roggi, coetaneo di Giancarlo Antognoni, arrivò giovanissimo alla Fiorentina e assieme approdarono in nazionale. Con Marco Tardelli, un altro ragazzo del 54, toscano, avversario della Juve, ma soprattutto compagno di nazionale quando vinsero i mondiali dell'82. In collegamento da Roma, Giancarlo De Sisti, picchio, bandiera della Roma e della Fiorentina con la maglia viola, 9 stagioni da giocatore, 5 da tecnico. In collegamento da Firenze, Francesco Graziani, 2 stagioni alla Fiorentina dall'81 all'83, 14 gol per lui. E il nostro ospite principale in studio a Milano, Giancarlo Antognoni, come abbiamo visto dalle interviste realizzate da Francesco Pancani, lei a Firenze è ancora amatissimo, è un mito, una leggenda Giancarlo. Sì, in effetti è un'ulteriore conferma da parte dei fiorentini di questo amore nei miei confronti. Quindi a distanza di tanti anni ho smesso di giocare, questo amore continua e prosegue, quindi sono contento di questo. De Sisti, lei con la maglia viola ha vinto uno scudetto e poi nel 72 vide arrivare alla Fiorentina questo ragazzo 18enne, Antognoni, giocaste assieme e poi se lo ritrovò anche come allenatore. Cosa ci dice di Giancarlo? Ma di Giancarlo sentii parlarne benissimo da Lidolm, che fece una profezia su questo nuovo talento e ci disse che sarebbe arrivato dovunque avrebbe voluto. E il tempo di vederlo giocare, il tempo di allenarsi insieme da calciatore e di apprezzarlo e poi naturalmente di seguirne l'evoluzione. Poi quando sono tornato per una coincidenza alla Fiorentina da allenatore me lo sono trovato di fronte e per me è stata nuovamente una gioia. Graziani, se le dico Antognoni, lei cosa risponde? Intanto permettimi di mandare un abbraccio a tutti gli amici che rincontro stasera tramite la trasmissione di Giancarlo, ma quando mi si dice Giancarlo Antognoni io penso che è uno dei centrocampisti più forti al mondo,
e io ho avuto la fortuna di giocarci nella squadra di club e tante volte anche in nazionale. Giancarlo ha fatto una scelta di vita, ma rimanendo sempre a Firenze, ma se avesse giocato in un altro club italiano più prestigioso della Fiorentina, lui avrebbe sicuramente vinto più competizioni, avrebbe vinto degli scudetti, ma soprattutto avrebbe vinto una cosa che è pari al suo valore, il pallone d'oro. Giancarlo avrebbe vinto 3 palloni d'oro se avesse giocato da un'altra parte. Qui a Milano abbiamo, possiamo dirlo, i ragazzi del 54, Antonioni, Moreno Roggi, Marco Tardelli. Roggi, lei arrivò giovanissimo, lei viene da San Miniato, provincia di Pisa, arrivò giovanissimo alla Fiorentina con Giancarlo nel 72, ma mi risulta che foste nello stesso appartamento in quel periodo. Sì, abitavamo tutti in una specie di convitto il primo anno, poi quando si passò alla prima squadra ognuno si dovette cercare il suo appartamento perché i soldini erano di più e quindi la società fece fosta a quelli che ne avevano meno e noi prendemmo un appartamento insieme e siamo stati insieme 2 o 3 stava anni. Volentieri con un appartamento. Sì, stava bene. Intanto che lei non trovò la sua signora, con lei che sì, poi io mi sposai e lui mi liberò l'appartamento. Senta, lei è stato un grande difensore. Antonioni. Diciamo che promettevo bene io, perché non ho avuto tempo per essere... No, grande. Lei è Rocca, dai, eravate le promesse. Era discreto, era discreto. Cioè, lui era fuori categoria, onestamente, ma lo è sempre stato. Non come difensore. Io l'ho conosciuto, era fuori categoria come giocatore in genere. Noi ci ritrovavamo tutti, quelli del 54, come ha detto lei, già prima di giocare insieme a Firenze, già prima del 72, perché ognuno, lui da Lasti, io da Empoli, eccetera, ci trovavamo nei vari raduni a Coverciano che si facevano con gli under, con le nazionali giovanili. Abbiamo fatto nazionale juniores insieme al campionato europeo in Spagna, a Barcellona. ma già dalle prime volte si vedeva che lui era diverso da tutti gli altri, il modo di calciare, il modo di stare in campo. Lui aveva una dote innata che è solo di quelli che sono campioni. Il ragazzo che giocava guardando le stelle, bella questa espressione. È bellissima, sì, perché lui sapeva sempre dove era il pallone senza guardarlo, a differenza nostra che se guardi il pallone poi non vedi il gioco. Lui vedeva il gioco, tanto il pallone sapeva come fare. Oggi non so se è possibile, però insomma, fare anche queste cose, ecco, oggi è un po' più difficile, devo dire. Tardelli, quando è che incontrò per la prima volta Antonioni? Beh, mi sembra con la Fiorentina, una partita di campionato. E lei già alla Juve, quindi? Sì, io ero già alla Juve, lui era alla Fiorentina e mi sembra che lo marcai io anche. Insomma, purtroppo io ero abbastanza, Marco, io era abbastanza duro quando marcavo le persone, i giocatori che mi dicevano di marcare. Beh, Antonioni era fantastico, anche perché non diceva mai niente, lo picchiavi, stava zitto, non ha mai reclamato. Questi sono giocatori grandi, quelli che fanno così. Ma è stato più precoce lui, anche Roggi, assolutamente, no? Rispetto a lui, Rocca. Cioè, a 18 Roggi. Anni loro erano già... Non so se a 18 anni, sì. Io sono arrivato a 20 anni. Alla Juventus e sono arrivato dopo di loro in nazionale, sì, per me loro erano i miei idoli, prima di tutti era Gigi Riva, poi loro erano i miei idoli perché io ero nell'Under 23 e vedevo loro giocare già nella nazionale A da un anno e volevo arrivarci anch'io, poi fortunatamente ci sono arrivato anche perché ci sono stati degli infortuni a Rocca. Sei arrivato perché eri forte. Perché ero forte, vabbè, però forse in quel momento lo meritavo, però per me loro erano già dei giocatori affermati. Allora, cari telespettatori, abbiamo tantissimi documenti da farvi vedere. Giusto un antipasto, questo è un libro, 10 modi per dirti ti amo, voluto dal nostro ospite Fratini, scritto da Luca Calamai. Con loro parleremo tra qualche istante. Solo un flash, Luca, ecco intanto il libro. Ma guarda, Antonioni non ha rivali a Firenze. No, ti dico come una popolarità. Cosa, ti dico una cosa e con una battuta ti dico tutto. C'è chi ha vinto 100 scudetti, Giancarlo vince uno scudetto tutte le mattine perché quando esce per strada Firenze gli riconosce questo titolo.
Frattini, lei che è a stretto contatto di Giancarlo in questo periodo? Io sono 11 anni, diciamo, sono a stretto contatto, non ho avuto la fortuna di giocare con, appunto, con questi campioni, questi grandi giocatori che lo conoscono da tantissimi anni, però posso dire sinceramente nella terza parte, perché si parla appunto ormai terza parte da grande personaggio qual è, Giancarlo, ecco, vado a ribadire ciò che hanno già detto loro, anticipato loro, Giancarlo è un grande, cioè io ho preso l'idea del libro perché tutte le mattine e tutti i giorni che stavo accanto a lui vedevo la gente che chiudeva negozi per andare a salutarlo, vedevo la gente che veramente lo osannava e tuttora lo osanna. Dunque dissi, perché no, cerchiamo di fare un libro sulla tua persona, già ne avevano fatti diversi, e 10 modi per dirti ti amo, cioè 10 modi per dirti ti amo alla città di Firenze, che gli ha conferito tra l'altro anche le chiavi in mano da poco. Giancarlo Antognoni nasce a Perugia, quindi è umbro Giancarlo Antognoni, anche se poi è diventato fiorentino d'adozione. La sua prima squadra si chiamava Juventina Perugia o San Marco Juventus, qui come si chiamava? Juventina Perugia. San Marco si chiama qualcosa. Di Juve c'è sempre, la Juve c'è sempre in mezzo. Quella è stata la sua prima squadra, giusto? Sì. Veramente. Dopodiché un osservatore del Torino la vide lei e un altro ragazzo, Bottausci. Sì, andai a provare a Torino e il Torino ci prese. Vi parcheggiarono ad Asti. Ad Asti, sì, perfetto. E dopodiché, al posto che tornare a Torino, andò a Firenze. Questa... Sì, diciamo la dinamica è stata questa, perché il Torino mi prese, mi dirottò ad Asti e da lì poi ebbi la fortuna di venire a Firenze a Coverciano, convocato come giocatore di Serie D in una, diciamo, competizione importante come la Juniores nazionale. Quindi è lì che ha dato un po' nell'occhio e la Fiorentina già in quel periodo mi aveva un po' puntato. Poi dopo, di comune accordo con anche i miei genitori, scelsi di venire a Firenze. Più vicino a casa. Volevo... A casa. Quei 3 anni sono stati non facili per me, perché volevo rientrare, avvicinarmi a casa. La leggenda narra che il grande Gisto Pandolfini, uomo che scopriva i talenti, un giorno disse a Nils Liedholm: bisogna andare a vedere un ragazzo. Montarono su una 500 da Firenze per andare a vedere Giancarlo che giocava a pallone. Non so dove. Forte dei Marmi. E tornarono e Liedholm gli disse: questo lo dovete prendere subito. Andiamo a vedere adesso un ritratto di un giovanissimo Antognoni fatto da Marcello Lazzerini per il TGR Toscana. È un documento del 73. Timido, spigoloso, spaurito, era ancora un ragazzetto quando a 15 anni lasciò Marciano, un paese dell'Umbria, per andare ad Asti. La Juventina di Perugia lo aveva ceduto al Maccabi, quarta serie, calcio e collegio. Ma quel ragazzo si fece notare presto, tra i primi Ferruccio Valcareggi, CT della Nazionale, che lo segnalò a Vicini. A Coverciano la prima prova con Juniores correva la stagione 71-72. Si muoveva armoniosamente e toccava la palla con l'eleganza del campione, accelerando in scioltezza, scrisse Valcareggi. Anche gli osservatori della Fiorentina, della Juventus e del Torino gli avevano messo gli occhi addosso. E Gisto Pandolfini lo segnalò a Liedholm, che lo volle ad ogni costo, e il presidente Ugolini fece di tutto per accontentarlo. Il debutto a Verona a 18 anni, il 15 ottobre del 72, nella squadra di De Sisti, Merlo, Sormani, Clerici. Gioca guardando le stelle, disse Sandro Ciotti, commentando l'esordio di quel ragazzino biondo, il cui idolo era Gianni Rivera. Antognoni segna, Firenze sogna, scrivevano i tifosi. Elegante nei movimenti, una falcata inconfondibile, con i suoi lanci perfetti di 40 metri, dotato anche di un tiro potente, Antognoni, abbiamo visto il suo primo gol contro il Palermo, di lì a poco avrebbe cominciato anche la sua grande avventura in nazionale. De Sisti, bellissime queste immagini d'epoca, ma lei capì subito che quel ragazzo sarebbe diventato qualcuno? Beh, si vedeva che aveva le stime della classe, era un giocatore, un ragazzo che pensava senza dartelo a vedere. Lui nel momento in cui arrivava sulla palla ha visto già dove questa palla sarebbe stata catapultata. Ha fatto tanta strada Antognoni, è stato un grande, veramente un grande protagonista del calcio dell'epoca, ma soprattutto del calcio moderno. Io ho visto, adesso non posso citarne tanti, ma due altri giocatori che calciavano così bene. Uno si chiamava David Beckham e un altro Luisito Suarez. Veramente è incantevole la maniera con cui Giancarlo calciava, bravissimo davvero.
Giancarlo, in pochi se lo ricordano, ma Antognoni quando arrivò alla Fiorentina ancora non aveva il 10, perché c'eravate lei e Merlo, cioè il 10 l'ho preso in seguito, giusto? Sì, è vero, dunque la storia è, diciamo che si accompagna almeno un anno dopo, quando è arrivato Radice. Radice voleva farmi giocare mediano, e io ho detto per me non ci sono problemi, tanto sviluppo lo stesso quella posizione in campo. Però tra fare il mediano incontrista e fare il mediano alla Fogli sono due cose molto diverse. Per la seconda ipotesi mi trovo pronto, se no io mi metto da parte, perché dobbiamo fare spazio a questo nuovo talento, a questo grandissimo ragazzo. Tra l'altro un ragazzo sempre, un ragazzo anche d'oro, questo non bisogna mai dimenticarlo, carattere d'oro. E poi ci furono delle incomprensioni in quel periodo, ma soprattutto originate da me nei confronti di Radice e da Radice nei miei confronti. Giancarlo non c'è mai entrato niente in questo. Poi il numero 10 piano piano se l'è preso di diritto, perché è la maglia che deve portare un calciatore di grande spessore. Antognoni, uno dei suoi sponsor fu Sormani, questo grandissimo calciatore ormai a fine carriera, e fu lui a dire anche all'allenatore: guarda che qui abbiamo un fuoriclasse, bisogna lasciargli spazio. Sì, diciamo con Sormani sì, non ho giocato molto, forse più con Picchio ho giocato. Tra l'altro il primo anno che arrivai a Firenze, la prima volta che mi misero in camera con Lido, mi mise in camera proprio con De Sisti, che era il capitano in quel periodo, è un aneddoto che ricordo con piacere. Per me è chiaro, dormire a 18 anni con il capitano della Fiorentina sinceramente è stato rispettoso sotto tutti gli aspetti. E prima era un po' diverso, si rispettava molto di più il compagno e il capitano, oggi un po' meno, però va bene lo stesso. Documento originale dell'epoca, 18 marzo 73, Fiorentina-Cagliari, il primo gol in Serie A di Giancarlo Antognoni, servizio di una delle voci storiche del giornalismo fiorentino, della RAI, Marcello Giannini. Il Cagliari a Firenze ha mascherato le sue lacune per un'ora, poi è crollato senza attenuanti. La Fiorentina, dopo il buon avvio, si era fatta quasi in ritiro dall'esperienza di rossoblù, ma la giornata di Saltutti, forse il migliore in campo, la buona vena di Scala, l'ottimo secondo tempo di De Sisti e di Antognoni hanno rivelato la crisi del Cagliari. Fiorentina in avanti subito, con Albertosi che devia il tiro di Antognoni. L'unica azione degna di questo nome del Cagliari, ecco, al 28esimo la fallisce Mancini. Conviene andare subito alla ripresa, promettente all'inizio sui due fronti, ma è Albertosi protagonista di due salvataggi su tiro di Antognoni prima, poi su quello di Clerici. Il tutto nei primi 4 minuti di gioco. Il gol viene al 18esimo. È Scala a sorprendere tutti. Il raddoppio dopo 4 minuti. Albertosi respinge come può il tiro di Clerici, Saltutti non perdona. Il gol gioiello della partita verrà allo scadere. È il gol del 3-0, lo segna Antognoni così. Grande gol, Giancarlo. E così ha dato il benvenuto. Benvenuto a Firenze. No, il primo è stato... si ricorda sempre in modo particolare. Non è che abbia fatto tanti gol, ecco, forse piccolo rimpianto può essere quello. Però mi piaceva anche fargli fare i gol, quindi... preferivo a volte fare gli assist piuttosto che cercare il gol a tutti i costi. Roggi, era una Fiorentina fortissima quella lì, c'erano Caso, c'era lei, c'era Saltutti, capitano De Sisti, poi Merlo, Orlandini, Sormani a fine carriera, Desolati, arrivaste quarti quell'anno in Serie A. Sì, arrivamo quarti, fu veramente un bellissimo campionato. Ed era un mix perfetto fra giovani che stavano venendo fuori, giovanissimi direi, che stavano venendo fuori, e anziani, ma diciamo di grande classe, di grande categoria. Adesso abbiamo delle immagini rarissime, erano ancora in pellicola, sono state lavorate per essere
mandate in onda in questa occasione. Torneo di Viareggio 73, Fiorentina, Dinamo Zagabria. Possono partire le immagini. Vince la Fiorentina 1-0, segna caso e Antonioni viene espulso. Caro Giancarlo. No, non mi ricordo. Adesso glielo faremo vedere. Questo è Fiorentina Dinamo Zagabria. Caso. Segnò Domenico Caso e lei venne cacciato dal campo. Ma sesto. Ecco il gol. Vediamo se si nota anche l'espulsione. Ecco lì, vedo un fallo, attenzione. Eccolo lì. Cacciati tutti e due, fallo di reazione. È possibile allora. E questo qui è Crystal Palace Fiorentina, la semifinale, gol di Antonioni. Prego Roggi, se si ricorda tutto lo commenti lei. No, questo era Desolati. Desolati. Le stelle. Macchi. Macchi. Antonioni. Tiro al volo e gol. Che bello. E poi avreste vinto il torneo di Viareggio in finale con il Bologna, gol di Rosi ai supplementari. C'era Eraldo Pecci, mi sembra, in quel Bologna, forse, se non mi ricordo. Te le ricordava queste immagini? C'era queste Pecci. Sono rarissime, eh? Queste no, però insomma, del gol me lo ricordo, dell'espulsione un po' meno, però è successo. No, ci sono le prove. Tutte e due. Ci sono le prove, non si può. Graziani, lei nel 73 cosa faceva? Era ad Arezzo. Era ancora l'ultimo anno ad Arezzo, no? Perché poi ho iniziato l'anno successivo al Torino, ho iniziato la mia carriera in Serie A nel Torino nel luglio praticamente, 73-74. Desisti, adesso le faccio vedere delle immagini, anche queste piuttosto rare, presentazione della squadra 73-74, allenatore Radice, Saltutti avrebbe fatto 7 gol in quel campionato, arrivò alla Fiorentina anche Vincenzo Guerini, insomma con Roggi, Guerini, Antonioni, fu una bellissima campagna acquisti proiettata verso i giovani in quel periodo. Sì, è stato un peccato aver perso dei grandi giocatori embrionalmente chiaramente in quel periodo, però erano proiettati in una, diciamo, una dimensione che poteva portarli a dominare la scena, Roggi, Guerini, veramente dei ragazzi fantastici. Francesco Pancani è andato a intervistare un'altra bandiera dello sport fiorentino, Gianni De Magistris, 5 Olimpiadi, un campionato del mondo vinto, 17 volte capocannoniere nella pallanuoto. Ascoltiamo De Magistris sul suo amico Antonioni. Non so se sia un bene o un male perché gli anni passano, però lo conosco fin da quando arrivò a Firenze, all'inizio degli anni 70. Ricordo abitava in una casetta lì a Coverciano insieme a Moreno Roggi in via Pancrazzi e ricordo quando qualche sera andavo a prenderlo per andare poi a bere qualcosa e lo trovavo lì in casa, calzini, maglietta, un ragazzino vero. E poi gli anni sono passati ma Giancarlo è rimasto lo stesso. Lo chiamo Giancarlo ma mi è difficile perché l'ho sempre chiamato Pennello, Giotto e soprattutto Antonio. E un ragazzo d'oro che forse fa di quello che dovrebbe essere un pregio, diventa poi alla fine un difetto, che è troppo buono. Pennello Giotto la chiamava. Cioè era nel soprannome. Dipingeva, no? Dipingeva in campo. In campo, sì. Soprannomi di Giancarlo erano quelli, insomma, era considerato un grande pittore in campo lui. Ogni tanto la buttava anche fuori dal campo, però... Ad esempio? A volte no, sì. No, c'era un aneddoto. Forse se lo ricorda anche Ciccio, in Uruguay, Ciccio. Mi senti? Sì. In Uruguay che da sì, fermo... Sì, come no, ti sento Marco, ti sento. Ti ricordi quella partita in Uruguay al Mondialito che ha calciato la palla? Ogni tanto quando calciava le punizioni veniva denunciato da qualcuno perché calciava talmente forte che quando arrivava in curva faceva male la palla. Ma Giancarlo ha avuto tantissimi pregi, ma un difetto che gli ho sempre ricordato io è stato quello di non perfezionarsi nelle cose belle che lui aveva. Lui aveva tutto, era elegante, calciava bene destro e sinistro, sapeva servire i compagni in maniera straordinaria, era molto intelligente,
L'unica cosa che io gli rimproveravo è che, per esempio, lui su punizione era molto forte, però spessissimo non prendeva la porta, perché non rimaneva sul campo. A volte io dicevo: rimani qualche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti in più, a contare i passi, a battere le punizioni, perché tu per noi sei una risorsa troppo importante. Allora, quando riusciva a prendere la porta, magari ti faceva male, ma spesso la sua grande potenza lo portava a tirare fuori dallo specchio della porta, ed era un rammarico, perché a volte l'addestramento può fare la differenza. È vero. Fare qualche punto in più. Ciccio, è vero, vedi, lo doveva avere come mister Ciccio. Però insomma, no, ma sì, te lo diceva anche Giancarlo, lo diceva. Lo so, purtroppo avevo troppa fiducia nei miei mezzi e a volte non mi esercitavo come dovevo esercitarmi, ecco. Quindi era un po' pigro? Ce lo conferma De Sisti, era un pigro Antonioni? No, no, non era pigro, non, forse avrebbe dovuto trascorrere maggior tempo a sviluppare quel tipo di esercitazione, però se Giancarlo ricorda bene, era l'unico cruccio che avevamo e che avevo io nei confronti di questo grandissimo giocatore. Gli dicevo: guarda Sara Simeoni, era insomma, diciamo, qualcuno nel salto in alto dell'epoca, guarda come si muove, i passi che conta per arrivare sulla palla, ecco, a te bastano pochi, perché calci talmente bene e forte che non ti serve di fare 20 metri di rincorsa. Quindi, detto questo, tu coordina bene questi pochi movimenti che devi fare per arrivare sul pallone, e io sono sicuro che su tre tiri due mani dentro, sicuro. E questo è stato il nostro cruccio. Hai ragione Ciccio, è vero? Era quello che ne confermi Platini. Gianca? Ah, sì, sì, no, è vero, sicuramente. Platini tutti gli allenamenti, alla fine stava lì mezz'ora. Cioè Michel Platini. Michel Platini stava mezz'ora, un'ora a calciare le punizioni con le sagome, perché nessuno ci stava lì a prendere le botte in barriera, però lui stava lì e si allenava tutti i giorni, e in effetti poi ha avuto dei risultati fantastici. Ne ho visti tanti anch'io esercitarsi, Battistuta, Zico, lo stesso Zico. Zico, sì, sì, sembra che effetti. Ciccio ha giocato con Zico, no? No, no, non ho avuto questa fortuna, Marco, no. Sembra tu avessi giocato con Zico. Allora, Graziani, adesso le faccio vedere delle immagini, secondo me anche queste rare e inedite. Italia Under 21 contro Nazionale Maggiore degli Stati Uniti a Firenze, novembre 73, c'erano Roggi, Antonioni e Graziani. Finì 0-0, ma gustiamoci queste immagini che sono senz'altro rare. E poi vedremo anche Italia Under 21, Under 23, scusate, contro Italia A, Italia Nazionale Maggiore, con una bella azione di Antonioni del 74. Ecco qua, Italia-Stati Uniti 0-0 a Firenze. Se la ricorda Giancarlo? Giancarlo, male 0-0. Rivedendola, in effetti, il pareggio con gli Stati Uniti lascia un po' perplesso. Pare che vedete quanta gente c'era. Nonostante l'Under 21. Però una bella squadra avevamo, perché se guardi i giocatori che ne fanno parte, bene o male hanno tutti fatto bene poi nei vari campionati. Dai tabellini era presente anche Graziani, qui a Firenze. Rocca. Sì, sì, era appena arrivato al Torino quell'anno lì. Forse era la partita dell'Under 23 contro la Nazionale A. Sì, sì, Under 23 Nazionale A. Nazionale, perché c'era anch'io a Firenze. Nell'Under 23 contro la Nazionale A. C'era stata una partita, quella me la ricordo. Era del 12 settembre, e mentre quella con gli Stati Uniti del 10 novembre del 73. Ecco, questa qui è quella che dice lei, Tardelli. Sì. 12 settembre del 74. Capello, Venezia. Sì. Però, caramai, mai visto quanta gente c'era? No, ma guarda, allo stadio per un amichevole con gli Stati Uniti. Ma era un'altra, all'epoca erano sempre pieni. Un'altra storia, un altro calcio. Partite di campionato sempre piene, a differenza di adesso. Nell'anno famoso dell'81-82, partita di recupero Fiorentina-Ascoli, c'erano 62.000 persone, perché a quel tempo lo stadio di Firenze teneva più di 60.000 persone. Era un altro momento. È stato anche, credo che per Giancarlo sia stato il momento più bello, perché ti devo dire,
per onestà, che la prima fase della carriera di Antonioni è stata all'interno di una Fiorentina modesta, nella quale sostanzialmente lui, come diceva tanta gente, valeva da solo il prezzo del biglietto, se si andava allo stadio per vedere Giancarlo Antonioni, all'interno di una Fiorentina che faticava anche a salvarsi. Invece quello è stato il suo momento, diciamo, sì, legato più bello. In poi, sì, quando sono entrate Pontello, che hanno investito comunque, molto di più. Comunque sì. I primi anni, gli anni dell'esordio, mi permetto, con l'Idol e con Radice è stato fatto due buoni campionati, due ottimi campionati. Questo ha agevolato anche tutti i giovani che entravano, certo, in squadra, perché c'erano dei grandi campioni. Poi c'è stato un periodo di flessione e dopo con l'80 Antonioni ha ripreso. Antonioni ha avuto anche Rocco, se non sbaglio, come allenatore. Sì. Come quindi no? Certo. È stato personaggio anche. Beh, Paron, sì, ma ti faceva dei riferimenti a Rivera. Della vittoria della Coppa, certo, Italia. Sì, sì, no, Rocco era la fase finale della carriera, però era un personaggio incredibile. Ti mandava in campo rilassato, tranquillo, senza crearti assolutamente nessun problema. Bene, cari telespettatori, avremo ancora molti documenti da farvi vedere sulla vita sportiva e non solo di un mito, Giancarlo Antonioni. A tra poco, dopo la pubblicità. Classe Giancarlo Antonioni. Abbiamo visto il suo esordio in nazionale assieme a Moreno Roggi e adesso andiamo a conoscere un personaggio che è stato importante per la carriera di Antonioni. Si tratta di Antonio Caliendo, che di fatto ha inaugurato la figura del procuratore. Così l'ho invitato a pranzo e lui ha accettato molto volentieri, si è creata una certa simpatia, poi gli ho detto: Giancarlo, io sono venuto qua per farti lavorare per me, perché all'epoca già lavoravano per me Clerici, Vinicio su Napoli, perché li facevo diciamo, fare le pubbliche relazioni per vendere delle enciclopedie, come fece anche a quei tempi lì Nino Benvenuti per un'altra società concorrente. E allora ci fu anche una prima visita con Antonioni alla Pignone di Firenze, lui non se lo ricorderà neanche, però fu quello il momento che gli dissi: allora Giancarlo, sono venuto qui per, forse è meglio che lavoro io per te, tu che ne pensi? E lui accettò, tanto è vero che le prime volte che io mi recavo allo stadio a vedere gli allenamenti c'erano i giornalisti e mi diceva, quasi si vergognava, mi dicevano: Antonio non farti vedere, si vergognava di avere un manager, perché non ce l'aveva nessuno, quindi lui era il primo e si sentiva quasi a disagio. Roggi, questa figura così importante del procuratore, ormai nello sport ad alto livello ormai devono esserci per forza, come nello spettacolo, è nata in Toscana. Sì, è nata in Toscana. Antonio, me lo ricordo perché quando veniva a parlare con Giancarlo noi abitavamo insieme praticamente, certo, quindi c'era questo signore simpatico, affascinante, personaggio napoletano che in effetti aveva visto giusto e lungo, aveva precorso i tempi su un tipo di lavoro che ci sarebbe stato nel calcio e ci sarebbe stato a lungo, perché ancora c'è, quindi si parla di 40 anni. Ecco. E ti devo dire che poi Antonio Caliendo ha riconosciuto anche a Giancarlo la possibilità di entrare nella Promenade dei Campioni a Monaco con, certo, la consegna del Golden Foot, quindi il piede... Questa è storia recente, sì, però, no? Di qualche anno fa. Sì. Il piede magico di Giancarlo rientra insieme a quelli di tanti altri grandi campioni e questa è proprio un'iniziativa di Antonio Caliendo. E dopo, diciamo, una trentina d'anni è arrivato il signor Frattini. Sì, tra l'altro nasco 3 giorni prima della prima rete di Giancarlo Antonioni, nasco il 15 marzo del 73. Però di Antonio Caliendo c'è appunto da dire una cosa, che a Monte Carlo, quando lui consegnò a Giancarlo come uno dei più grandi appunto campioni che hanno calcato la Promenade, abbiamo proprio con Antonio Caliendo abbiamo deciso di dedicargli un giro di campo in occasione di Fiorentina-Bari. Da lì
con questo Golden Food ben rappresentato, che purtroppo gli hanno rubato a Giancarlo. Dunque, no, ce l'ho, no. Ah, no, ce l'hai quello, quello ce l'ha. Erano entrati in casa, dunque, quello, no, per no, fortuna quello l'ha salvato. Dico, dunque, abbiamo fatto fare questo giro di campo e da lì si è accesa l'idea, guardo Luca perché Giancarlo è si è accesa l'idea di fare questo libro che poi è, diciamo, è stato per me bellissimo, perché Luca è riuscito a sintetizzare in pochissimo tempo il racconto poi della vita di Giancarlo. Dunque, ecco, io lo faccio vedere ancora ai telespettatori questo libro, a parte che è introvabile, ne sono state vendute 15.000 copie e credo che l'editore Pagliai debba fare ancora delle ristampe, perché ci sono più richieste che copie disponibili. Il libro è andato benissimo ed è esaurito. D'altronde le bandiere, gli idoli sono così, soprattutto a Firenze. Tutti volevano sapere di lei, caro Antonio. No, il titolo colpisce perché il 10 è il numero con cui ho giocato, i 10 episodi che hanno caratterizzato un po' la mia vita, che sono raccontati all'interno del libro, però è l'unico libro che, ne hanno fatti tanti, però è l'unico che, diciamo, ho vissuto io realmente, cioè ho raccontato io la mia vera storia. Gli altri libri li hanno raccontati gli altri. Torniamo indietro qualche anno, 1974. Servizio filmato con audio Italia-Jugoslavia 2-2. Ineccepibile come il risultato di Zagabria anche il pareggio che ha sancito il confronto fra le due nazionali giovanili dell'Italia e della Jugoslavia alla Fiorita di Cesena. Mancava Bernardini, indisposto, c'erano però Artemio Franchi e molti presidenti della Serie A per vedere all'opera le promesse del calcio italiano. Qualcosa di buono si è visto, ci sono stati molti errori e molte ingenuità, ma era la prima volta che questi ragazzi giocavano assieme e non si poteva pretendere una squadra perfetta. Proprio nei punti più deboli della nazionale maggiore, quella giovanile ha espresso forse le sue qualità migliori. Il faro di questa squadra è rappresentato da Antonioni. Quando si illumina, la manovra diventa più efficace. Ecco come la Jugoslavia è andata in vantaggio dopo 8 minuti di gioco. Il pallone finirà sui piedi del temibile centravanti Savic. Invano Danova tenta di ostacolarlo anche in maniera non ortodossa. Savic riesce a toccare ad esterno, ingannando Buso. La replica dei nostri giovani è immediata. Nasce l'occasione 3 minuti dopo per questo fallo su Guerrini, che disputerà un ottimo primo tempo. Antonioni tocca per Calloni e il tiro del centravanti non perdona. Prima che il portiere si tuffi all'indietro, la palla ha già rimbalzato oltre la linea 2 volte. Secondo tempo, la Jugoslavia torna in vantaggio all'ottavo con questo calcio di punizione battuto da Djordjevic. La deviazione di Orlandi in barriera è determinante e Buso, incolpevole, rimane di sasso. I giovani azzurri non si perdono d'animo, non trascorrono neppure 3 minuti e ristabiliscono il pareggio con un bellissimo gol di libera servito alla perfezione da Orlandi. Erano rappresentative giovanili, ma la Jugoslavia era fortissima in quel periodo lì. Sì, in quel periodo non c'erano le varie nazioni che si dividevano. La Jugoslavia era una squadra forte perché era formata da tutti chiaramente. In panchina c'era Zeglio Vicini e il servizio, il collega che ha fatto il servizio ha detto quando si illumina Antonioni si illumina la manovra, insomma già lei era sotto i riflettori. Sì, diciamo come giocatore trequartista in quel caso, perché lì giocavo un po' più avanti di come giocavo solitamente in nazionale, cercavo di illuminare un po' la partita, anche se chiaramente queste me ne ricordo un po' meno di quelle della nazionale. Il bello è questo, è far vedere documenti inediti. Però le novità, certo, però poi abbiamo visto che sono giocatori che Libera e Calloni che hanno fatto gol, che poi hanno Buso in proseguito. Porta, c'era anche Roggi in quel periodo lì. Guerini. Questa partita qui non questa c'era partita Guerini. No, ma in quel periodo lì nazionale quel periodo sì. Questa era una partita perché giocavano l'Under 23 e poi la Nazionale A. In quel caso, io e Mimmo Caso, si giocò la partita con la Nazionale A in Jugoslavia. Vero. A distanza di un mese, il servizio che abbiamo visto era del settembre 74. Nell'ottobre 74 Carlo Sassi alla Domenica Sportiva fa un paragone, se vogliamo, rischioso per l'epoca, ma reale per le qualità dei due giocatori. Paragone tra Rivera e Antonioni, il servizio.
Gianni Rivera e Giancarlo Antognoni, un uomo e un ragazzo. Il passato è il futuro del nostro calcio, ma per entrambi anche un presente ancora e già valido. In queste due figure del football nazionale sono già sorti paragoni e somiglianze. C'è chi sostiene che Antognoni sarà il futuro Rivera, ma forse è già un errore affiancarli tecnicamente. Rivera e Antognoni parlano due discorsi diversi, pur in ugual misura sotto profilo stilistico e tecnico. Uno, Rivera, ha il tocco, l'inventiva, l'astuzia e sono tutte qualità innate. È l'uomo dell'ultimo passaggio, ma anche dell'ultimo tiro. Non per niente, in 417 partite di campionato ha segnato 113 gol. Antognoni è anch'egli un talento naturale, ma il suo discorso calcistico è diverso. Se Rivera è l'uomo risultato, Antognoni può divenire l'uomo squadra. Ne ha tutte le caratteristiche, struttura atletica, visione di gioco, battuta lunga splendida con una facilità sorprendente. Difetta di continuità d'azione, ma ciò è probabilmente dovuto ad una maturità fisica e psicologica non ancora completa. Anche sotto profilo della personalità c'è ovviamente differenza. Rivera è un professionista del pallone, ma anche un uomo che ha altri interessi al di fuori del calcio. È comprensibile quindi che ormai veda il calcio con altri occhi. Antognoni è nuovo, direi quasi integro nella sua semplicità e ingenuità. Forse, proprio sotto profilo del suo sviluppo tecnico e psicologico, avrebbe bisogno di essere il regista della squadra, sentire sulle sue spalle una maggiore responsabilità. È comunque fuori di dubbio che ci troviamo davanti a due talenti naturali, ma sarà bene non fare di uno il successore dell'altro, poiché non vi sono qualità tecniche uguali. Uno è stato Rivera. L'altro si spera possa diventare anch'egli un grande campione. Calamai, la bellezza assoluta delle immagini in pellicola. Sì, no, è poesia. L'eleganza, sembra un balletto. Bello, eh? No, guarda, sembra un balletto, resti lì incantato, guarderesti veramente per ore. Perché accomunati oggi... lui e Rivera da un termine, predestinati, perché anche a Rivera a 20 anni era già Rivera. Classe, eleganza, poesia del pallone. Devo dire che oggi vedremmo pressing, raddoppi, gabbie. Lì avevano ancora la fortuna di poter avere quel secondo in più per fare calcio. Io avverto proprio, sento proprio, quando vedi queste pellicole, questi tuffi nel passato, vorresti rimmaginarti qualche campione di oggi con qualche attimo in più per giocare a pallone. Devo dire poi che... è solo questione di allenamenti, perché se fai i tipi di allenamenti sono cambiati, sono più veloci, c'è più rapidità nell'esecuzione. Se lo mettevi, se avessimo fatto gli stessi allenamenti, velocità, uno, due, la palla, e la rapidità due tocchi massimo cambiava. Adesso cioè, oggi, non puoi fare più di due tocchi perché ti aggrediscono. La provocazione, ma è una provocazione divertente di oggi, è dove giocherebbe Giancarlo Antognoni in una squadra? Marco dove lo giocherebbe da tutte le squadre, perché lui è universale. È universale. Giancarlo dove lo metteresti? Non... cioè nel calcio magari troveresti l'allenatore che lo metterebbe a fare l'attaccante esterno perché è un lusso, perché non copre. Cioè sono cose insopportabili, no? Al tempo di Giancarlo la qualità era ancora al potere. Oggi è tutto tatticismo, posizione. Però c'è anche... dove lo metteresti? Te che sei un allenatore, Marchio, dove lo metteresti? Ma io lo metterei dietro le punte, lui potrebbe fare anche giocare tranquillamente e fare trequartista come ha sempre fatto. Però la sua bellezza era proprio la corsa, no? Questa cavalcata. Io lo metterei in campo. Vedi, a centrocampo lui vorrebbe andare. Io lo metterei in campo, poi... perché come diceva Lidl, quelli bravi poi il posto lo trovano da soli. Sì, ma la qualità è importante. E chi lo mise in campo? A 20 anni nella nazionale maggiore fu il grande Bernardini, commissario tecnico dell'epoca. Olanda-Italia, Rotterdam, c'era anche Moreno Roggi, c'era Mimmo Caso, c'era Orlandini che marcò Cruyff.
Rotterdam. Casarza c'era? No. Di fatto l'esordio nella Nazionale A per Giancarlo Antognoni. Riviviamo quella bella serata. Bella per Antognoni perché andò bene come prestazione, non tanto come risultato. Ma era la grande Olanda. Sì. Quella... I primi 20 minuti della partita, pur tenendo conto del ritmo ridotto degli olandesi nella fase iniziale, hanno dimostrato che possibilità concrete esistono. Si è visto un gioco arioso, soprattutto in attacco, con sviluppo di manovre anche aperte per la disposizione di Antognoni al gioco largo. E proprio da una di queste azioni si è giunto il bellissimo gol di Buoninsegna. L'incredibile, il fatto cioè di trovarsi in vantaggio contro l'Olanda, era una realtà, ma il sospetto che a gioco lungo la maggior continuità d'azione degli olandesi dovesse avere la meglio era sempre altrettanto reale. Parliamo di Van Hanegem che ha picchiato Rocca e Antognoni in modo proditorio. E se sul fallo a Rocca l'arbitro ha lasciato correre per la norma del vantaggio che offriva Buoninsegna un'altra occasione di impegnare Jan Blood, non c'è dubbio che nel fallo di ritorsione su Antognoni, pedata voluta in faccia al nostro giocatore, occorreva un intervento dell'arbitro ben più severo, tanto più che i segni dei tacchetti di Van Hanegem erano ampiamente visibili sul volto di Antognoni. Ma torniamo al gioco e veniamo al pareggio olandese. Si è detto che questo gol ha costituito la svolta decisiva del confronto. Non siamo dello stesso avviso per aver visto l'Olanda in diverse occasioni e per sapere che comunque il gioco di Cruyff e compagni non sarebbe cambiato. Che dovesse uscire nel secondo gol era pressoché nell'aria. Che poi sia stato segnato da Cruyff in sospetta posizione di fuorigioco poco conta, come ha sottolineato lo stesso Bernardini. Ormai la nostra squadra era stretta in pochi metri e con tiratori come gli olandesi non è facile uscire indenni. Privi ormai di un qualsiasi barlume di reazione manovrata, i nostri attacchi si sviluppavano soltanto in contropiedi e con un solo uomo, Buoninsegna. Da lottatore qual è, si trovava, ma non è la prima volta, solo contro tutti. Eppure, anche in questa circostanza ha saputo farsi valere al punto da risultare il migliore dei nostri in senso assoluto. Poi è venuto il terzo gol, segnato anche questo da Cruyff, ma propiziato da quel terzino tuttofare che è Solbier. Gran bella partita, una scarpata terribile presa da Antognoni da Van Hanegem e lo stesso Antognoni disse: anche Neskens mi ha picchiato senza pietà, io mi sono vendicato con un tunnel. E credo che sia stata una signorilità di dichiarazione. Beh, era la grande Olanda negli anni 70-74 che ha fatto la finale persa con la Germania, lì era nella fase successiva ai mondiali di Germania, e, insomma, una squadra che ti metteva in difficoltà perché adottava un sistema di gioco che te non eri abituato a fare, ti aggredivano e non ti lasciavano giocare praticamente. Poi aveva dei grandi campioni che tutti abbiamo visto in questo servizio. Roggi, se la ricorda quella serata? Me la ricordo benissimo, anche perché tante partite non l'ho fatte. Poi lei questa Rocca, qui me la ricordo in maniera terzini. Particolare, anche perché insomma ci girava un po' la testa a fine partita. Loro erano veramente uno squadrone sia come elementi, come capacità tecniche, come tipo di gioco, perché anche quelli più modesti riuscivano a rendere al 100% in un gioco che noi non sapevamo affrontare ancora. E Giancarlo, che è stato all'esordio, ha fatto una partita veramente strepitosa, con classe immensa. Non si è visto forse il pezzo suo più bello, che è stato il gol annullato, che a un certo punto ha tirato una bomba spaventosa nel set gol e è stato annullato, non si sa ancora perché. Ha tirato troppo forte. Secondo me l'arbitro, di velocità, l'arbitro per la cronaca era il russo Kasakov, vero, un russo, che non ne indovinò una quella sera. Esatto, lì. È vero. Caro Tardelli, fu l'esordio per Antognoni e io credo che nemmeno lui si sarebbe aspettato che di lì a una decina d'anni sarebbe stato il numero 10 con più presenze in nazionale. Lei ancora non era in nazionale nel 74. No, infatti ho detto prima che dopo. Mi guardavo con grande invidia positiva, naturalmente. E Antognoni che... Cosa si può dire? L'eleganza sua si può ricordare, perché
è una persona elegante in campo, elegante anche fuori, perché è una persona fantastica, una persona che non ti crea mai problemi, una persona con la quale... Ma io ho visto adesso l'immagine, ha preso quella scarpata in faccia, non si è neanche lamentato. Non si è arrabbiato, lui rotola per un quarto d'ora. L'avesse presa Boninsegna e avrebbe dato un destro. No, cioè... ma lui è così, è sempre stato così, anche negli allenamenti, anche quando ho giocato contro di lui, perché anche Gentile, insomma, qualche volta ha cercato di menarlo. Lui era un giocatore difficile da prendere, perché c'aveva quel passettino che tu non riuscivi, quando vedeva che tu l'affrontavi lui faceva un passo in più, allungava, e a volte venivano anche dei falli abbastanza brutti proprio per questo, sembravano magari più brutti di quello che... Mi ricordo a Firenze, mi ha buttato in una pista, no, no, ho buttato nella pista perché era troppo forte, se corri troppo forte vai a correre in pista, cosa stai a fare? Stagione 74-75, torniamo al discorso Fiorentina. Fiorentina quell'anno, De Sisti era andato via alla Roma. Ottava in campionato, Casars segnò 7 gol, ma la Fiorentina si ritrovò in finale di Coppa Italia contro il Milan. Vediamo come andò a finire. Milan e Fiorentina all'Olimpico per l'ultimo appuntamento calcistico della stagione. È in palio la 27esima Coppa Italia e sarà la Fiorentina ad aggiudicarsela al termine di una gara vincente, ricca di colpi di scena e di gol. Le premesse per una gara valida ci sono tutte e al 13esimo il risultato già si sblocca. Sabadini, in piena area, mette a terra Caso e il fallo è così evidente che nessuno osa contestare la decisione di Michelotti. Casars batte il rigore quasi da fermo e insacca la sinistra di Albertosi. Poco dopo Antognoni, su punizione, fallisce di poco il raddoppio spedendo il pallone a fil di palo. Sul successivo cambiamento di fronte giunge invece il pareggio del Milan. Sul lungo cross di Sabadini, Bigon sfiora il pallone di quel tanto che serve per ingannare Superchi. Si riprende con Leli al posto di Beatrice, ma il giovane terzino resta in campo soltanto 2 minuti. Esce per una distorsione al ginocchio e lo rimpiazza Rosi. Ora è la Fiorentina ad attaccare con maggior decisione. Albertosi è tempestivo e deciso nelle uscite volanti, ma si fa nettamente sorprendere al nono quando è Guerini e non Antognoni a battere una punizione dal limite. Torna invece in avanti il Milan e pareggia per merito di Chiarugi, che raccoglie al volo un preciso invito di Biasiolo, subentrato poco prima a Sabadini. L'entusiasmo dei tifosi milanisti dura pochi secondi perché su cross di Casars, Rosi di testa riesce a ristabilire il vantaggio della Fiorentina. Fiorentina 3, Milan 2, dunque Fiorentina vincitrice della Coppa Italia, avrebbe vinto quell'anno anche la Coppa di Lega Italo-Inglese battendo Crystal Palace e West Ham. Caro Roggi, lei avrebbe smesso di lì a poco di giocare per un tremendo infortunio, però non hanno più vinto niente perché almeno questa cosa l'avete vissuta insieme. Questo mi dispiace molto. Se magari giocavo di più si poteva vincere qualcosa in più, mi andava bene anche a me. Sì, io ho smesso di giocare l'anno nel 76, è stato quindi per me una gioia grandissima, almeno un trofeo che poi ti rendi conto quando sei un pochino più in là con gli anni e ti ci affezioni di più a ciò che hai fatto o hai partecipato a fare. Però devo dire che anche in queste occasioni, diciamo, Giancarlo è stato il più importante insieme a Paolo Rosi, perché Paolo Rosi entrava sempre... Non il telecronista, eh? Un ottimo giocatore. Paolo Rosi, che era un ottimo giocatore, ci ha fatto vincere un tornare di Viareggio entrato nei supplementari, poi il caso della vita... Beatrice si fa male, entra Leli, Leli si fa male, entra Rosi, 3-2 o segna Rosi, no? Che sono quelle cose. E noi andiamo sempre a ringraziarlo perché... In Versilia, andiamo in Versilia, sì, al suo bagno, e andiamo sempre a ossequiarlo. Un'altra serata che vide assieme in campo Antognoni e Roggi fu Italia-Portogallo a Torino nel 76, mese di aprile. Era un'amichevole, ma Antognoni segnò. 70 forse c'era anch'io, è il mio esordio, forse è l'esordio, forse uno dei più bei gol. A questo non me l'ha scritto Frigoli. Forse ho esordito nel 76 a Torino contro il Portogallo. Contro il Portogallo, vabbè, allora forse, perfetto. Marco, così era il 76. Andiamo a vedere, vediamo se lo intravediamo.
Giannino, c'è stato un primo tempo così così di Antognoni, sottolineato da moltissimi fischi non giusti a mio modo di vedere verso questo ragazzo che è giovanissimo, però Antognoni si è riscattato con un gran gol e con un bel secondo tempo. Cosa ne dici? Ma io penso che più che contestare Antognoni lo facevano un po', volevano un po' Sala. C'era del tifo locale allora. C'era ecco. Del tifo locale, perché Antognoni poi proprio primo tempo ha smentito un po' tutti facendo quel gran gol che ha fatto e secondo tempo disputando un'ottima partita. Giannoni, secondo lei la panchina azzurra ha fatto bene a mantenere l'idea con la quale era partita, cioè la squadra è quella, c'è stata una sostituzione, Bellugi è uscito lasciando posto a Roggi, ma forse per una contrattura, per un qualche piccolo malanno? Sì, effettivamente deve esserci stato qualcosa di così. La panchina azzurra fa bene a svolgere i propri programmi secondo quanto ha stabilito, perché credono nel loro lavoro, hanno stracciato un programma, ci stanno andando avanti, quindi devono andare giusto nel loro pensiero. In compenso, tanto per concludere, in complesso una serata positiva per la nazionale. Il secondo tempo è stato bellissimo della nostra nazionale, ha disputato mezz'ora veramente bene, bene, bene. Cioè, mi è piaciuto anche i collegamenti fra reparti, si sono mossi molto. E poi abbiamo trovato un gran centravanti, eh? Ah beh, quello era già, quello è nato un gran centravanti, Graziani, formidabile. Molto bene, grazie Giannoni. Giannoni con Barletti, non hanno parlato i Tardelli, c'ero? No, ma c'ero, ho fatto l'esordio. Perfetto, allora ci sarà stato sicuramente anche a Milano, Italia-Romania 4-2, giugno del 76, vediamo assieme le immagini, dopodiché vedremo anche Lussemburgo-Italia, partita di qualificazione ai mondiali del 78. In Italia-Romania... c'era anche Roggi e fu l'ultima partita di Moreno in nazionale, giusto Moreno? Giustissimo. Gran gol quindi. Di sinistro, è uno dei pochi di sinistro. Sinistro, sì. Cioè pochi di testa, pochi di sinistro. Andiamo a vedere adesso Lussemburgo-Italia perché c'è il gol di Antognoni, lo si vede da un'angolazione un po' particolare, ma vi assicuriamo che fu così, andò a segno. Forse proprio di sinistra anche questo. Giancarlo Antognoni. Questa partita era qualificazioni mondiali, a Città del Lussemburgo. Sì, sinistra. No, ma non è questo, è questo. L'Italia vinse 4-1. No, quella... questo. Questo è un gol di destro. A incrociare proprio un marchio di fabbrica. Era la mia specialità proprio da quel vertice lì quando mi capitava, non molto spesso, però quando capitava era sempre lì in quell'angolino, fortunatamente. Sempre qualificazioni mondiali, autunno 76 a Roma, bellissimo, bellissima partita fra Italia e Inghilterra. Finta di Capello, Antognoni, tiro. Minuto, Italia 1, Inghilterra 0. Antognoni sul calcio di punizione. Rivediamo da due diverse posizioni il gioco fra Capello e Antognoni, il tiro di Antognoni, il momento in cui entra in gol, 36esimo minuto del primo tempo, l'Italia in vantaggio per 1-0. Ha segnato Antognoni. Finì 2-0 per l'Italia, beh, leggera deviazione, ma insomma... Beh, oggi sarebbe gol, perché gli autogol oggi non contano, quindi anche in quell'occasione fu gol, via. Trasferiamoci a Berlino Ovest, amichevole fra Germania e Italia, una sconfitta, ma gol di Giancarlo Antognoni. Cronaca originale di Nando Martellini. Pinetti fa il vuoto davanti a sé, Antognoni... tiro di Antognoni che accorcia le distanze. Un bel gol di Antognoni, un bel gol di Antognoni alla mezz'ora esatta del secondo tempo. Ci sono applausi convinti, sportivissimi, degli spettatori che sottolineano questo gol di Antognoni che rivediamo. Limite dell'area proprio, tiro di Antognoni. Accolto sbilanciato Maier. Sembra un altro mondo, in realtà era un'epoca in cui le due Germanie ancora erano divise, ci fu un'edizione del mondiale in cui si affrontarono Germania Est, Germania Ovest. In particolare che mi ricordo... vinse la Germania dell'Est, con Sparwasser. Il particolare che mi ricordo di quella trasferta a Berlino non fu solo il gol, che mi ricordo con affetto, però...
il fatto che andammo poi a vedere il muro, il muro che divideva le due Germanie. Quindi quello è rimasto impresso. E poi sarebbe crollato 12 anni dopo. Sì, nell'89. Andiamo a Liegi, Belgio-Italia, dicembre 77. Esordio amichevole di Paolo Rossi. Come? Esordio di Paolo Rossi, mi sembra. Ah, esordio di Paolo Rossi, quella notte lì. Il gol però fu di Antognoni, vediamo. Sì, su punizione. Audio con gli effetti originari, giocare a Liegi era come giocare in casa, con tutti i nostri emigranti. Casa, tutti italiani, sì, sì. Si è sentito anche dal gol fatto, il pubblico ha reagito nel modo migliore. Ecco, è chiaro che poi il gol è la sintesi del calcio, però nel caso di Giancarlo è veramente una ciliegina sulla torta, perché i ragazzi più giovani, quelli che non hanno avuto... Io dico il piacere di vederlo giocare dal vivo, magari possano immaginare che questo fosse la specialità di Giancarlo. La specialità di Giancarlo era la qualità straordinaria di ogni volta che lui toccava palloni, creava calcio. Questi cambi di campo che oggi nel calcio di oggi si fanno con 26 passaggi, lui lo faceva con un colpo immediato. E questa pulizia... Era l'eleganza. Questa pulizia da scuola calcio. Se oggi io dovessi... Era un po' come Beckenbauer. Bravo. Beckenbauer e Gaetano Scirea. Anche Gaetano Scirea aveva un'eleganza incredibile. Quando c'aveva la palla andava avanti, sembrava, non guardava mai la palla. Mai, la pulizia. E guardava tutto il campo, era bravissimo. E dico perché questo... Giancarlo, ho nominato tre grandi giocatori. No, ma è perfetto, è straordinario. Cioè fa parte proprio di un esempio, di un ABC di come si gioca a calcio e di come ne avremmo bisogno anche oggi. E chi ha questo tipo di giocatori nel mondo riesce ancora ad avere un valore aggiunto importante. Atene 1980, Grecia-Italia, vittoria in trasferta per gli azzurri, gol di Antognoni, vediamo assieme le immagini, era una partita importante di qualificazione ai mondiali dell'82. Prego Giancarlo. 2-0 Gaetano Scirea, che ricordiamo sempre con grande affetto. Questo è il mio gol. Ecco, questo, che bello. In un campo quasi di promozione, campo di patate. Bruttissimo. No, davvero, bruttissimo. E pochi giorni dopo questa partita, Antognoni, in occasione delle sue prime 50 presenze in nazionale, venne intervistato da un vero maestro di giornalismo, Beppe Viola. Viola andò a Firenze a intervistare Giancarlo, abbiamo recuperato il documento dell'epoca. Poche storie. In questo momento il numero uno del calcio italiano è lui. E nessuno può negare che intorno ai suoi piedi preziosi si debba costruire la nazionale degli anni Ottanta, quella per intenderci che andrà ai mondiali in Spagna. Eppure, ancora oggi, qualcuno non gli concede fiducia fino in fondo. Lo stesso Berzot, in occasione delle ultime due partite della nazionale, lo ha escluso dal campo a pochi minuti dalla fine. Il 1980 è stato il suo anno migliore, quello della maturità. 50 presenze in azzurro finora, ma potrebbero raddoppiarsi e portare l'ex Putto al limite mai raggiunto delle 100 presenze. 50 volte nazionale, abbiamo detto, sono sufficienti per diventare un boss, un padrino. Direi che 50 presenze sono importanti per me perché mi servono come esperienza. Come tutto, quindi direi che le 50 presenze per me sono molto importanti e vuol dire che qualcosa ho vinto nella mia carriera, quindi sono stato anche bistrattato diverse volte. Quando eri ragazzino? Quando ero più giovane.
Da quando Lidom lo portò alla Fiorentina, 8 anni fa, dicendo che si trattava di uno dei maggiori talenti del calcio internazionale, Antognoni ha incontrato parecchie ostilità da parte della critica, forse perché il fatto di giocare a Firenze non comporta una protezione, diciamo così, giornalistica come in altre città. Tutti d'accordo sulle sue qualità tecniche, quasi nessuno però gli riconosceva la personalità del leader. Spesso addirittura era il capro espiatorio dei mancati successi della Fiorentina. Una promessa mancata, in sostanza. Oggi invece il discorso è diverso. Antognoni è cresciuto anche come uomo e la nascita del primogenito Alessandro, un mese fa, ha certamente irrobustito anche il suo carattere. La moglie, Rita, è romana di Cinecittà. Un volto bellissimo, una presenza di grande rilievo. Un paio d'anni fa Rita si arrabbiò mica male accusando il pubblico di Firenze, che fischiava il suo Antonio, di profonda incompetenza. Oggi però anche Rita ha ritirato gli artigli, cui Fiorentini ha fatto pace. Se la matematica non è un'opinione, quel bambino che era in carrozzina adesso ha 34 anni. Sì, Alessandra. Sì, sì. Alessandro. Poi sarebbe nata Rubinia, giusto? Rubinia 8 anni dopo, nell'88, quindi ha 26 anni. Viola, diciamo, non... sono un po' i gioiellini di famiglia. Viola, un po' cresciuti però. E parlo di Beppe, era uno che non buttava mai frasi lì tanto per dire, ha detto: poche storie, è il numero uno del calcio italiano, e lo disse nell'80. Sì, poi Beppe Viola in quegli anni era, diciamo, come ha già detto lei, il giornalista per eccellenza, quindi direi un'intervista fatta da lui, insomma, aveva peso, era importante. Ascoltiamo adesso il presidente Ranieri Pontello, figlio di Flavio Callisto Pontello, questa famiglia di imprenditori che nell'80 rilevò la proprietà della squadra Viola. Pontello su Antognoni. Beh, con Antognoni, prima di tutto, per chi lo conosce, era praticamente impossibile non andare d'accordo, perché il suo carattere era il migliore che io abbia incontrato nella mia, seppur breve o lunga, come la si vuol guardare, carriera nel calcio. Non abbiamo mai avuto nessun problema, non abbiamo mai discusso, soprattutto discussioni di carattere finanziario. Lui aveva il suo stipendio, glielo alzavamo ogni anno, non c'erano problemi. Ecco, una persona d'oro. E anche sui premi partita, dove a quel tempo c'era la commissione interna del gruppo dei giocatori che veniva a discutere all'inizio del campionato sui premi partita, Antonio, io lo chiamo sempre Antonio come lo chiamiamo qui noi a Firenze, Antonio non ne faceva parte, lasciava fare ai suoi compagni, sapendo che probabilmente lui, con la sua personalità, avrebbe probabilmente influito o negativamente o positivamente sulla retribuzione dei compagni. Che differenza c'era tra la gestione Ugolini e Pontello? La gestione Ugolini era una gestione familiare, diciamo. Gli anni 70 non c'era il mecenate che investiva in una squadra, a parte la famiglia Agnelli, che chiaramente aveva il predominio, mentre con l'avvento della famiglia Pontello già lì si è vista una conduzione diversa, economicamente più importanti, e ci sono stati gli anni migliori della Fiorentina degli anni 80. Abbiamo sfiorato lo scudetto, come ho già detto prima, e fatto 2 o 3 campionati a livello ottimale, proprio per l'acquisizione di giocatori importanti come Passarella, Bertoni, come stranieri parlo, Pesci, Graziani, Massaro, Monelli, Berti, Nicola Berti, tutti i giocatori che in quegli anni, insomma, facevano un po' la differenza. Dobbiamo rievocare un episodio bruttissimo della carriera di Giancarlo. Fiorentina-Genoa, partita finita 3-2, ma una partita che è entrata nella storia per quel clamoroso e terribile scontro tra il portiere del Genoa Martina e il capitano Giancarlo Antognoni. Servizio di Sandro Petrucci di una 50ina di secondi e poi lo commentiamo insieme.
Dopo uno scontro con il portiere genoano Martina, Antognoni è rimasto immobile sul campo per diversi minuti. Sono stati momenti carichi di suspense. Il medico della Fiorentina è stato costretto a praticare immediatamente il massaggio cardiaco, mentre il massaggiatore praticava la respirazione bocca a bocca. Sul momento si è parlato addirittura di arresto cardiaco. Trasportato immediatamente all'ospedale, ad Antognoni è stato riscontrato un trauma cardiaco alla regione temporale sinistra con probabile trauma sternotoracico. Le ultime notizie però sono confortanti. Le condizioni di Antognoni sono considerate soddisfacenti. A Casarin l'arbitro venne chiesto: ma perché non diede il rigore almeno alla Fiorentina? E lui rispose: vedendo lo scontro pensavo che ad Antognoni gli si fosse staccata la testa. Non ho in quel momento proprio pensato a mettere bocca al fischietto. Lei, naturalmente, Giancarlo, non si ricorda nulla, no, perché perse conoscenza. Sì, in effetti mi sono svegliato nei spogliatoi, fortunatamente dopo 10 minuti circa ho riconosciuto mia moglie, che era già importante quello, il fatto di avere una reazione, con riconoscere le persone, che in quel momento poteva sembrare difficile dopo l'impatto che ho avuto. Quindi io l'ho rivisto, diciamo... Ho visto solo la palla quando arrivava, quando mi sono girato non ricordo più nulla, solo rivedendo però, le immagini mi accorgo... Però questo è arrivato con il ginocchio davanti. Sì, sì, no, una in cosa... effetti... Cioè, rivedendola è vergognosa questa L'entrata questa è stata... Tardelli? Beh, è stata un po' pesante. Violenta. No, ragazzi, cioè, è entrato pesante. Di ginocchio, o no? Sì, io vorrei è raccontare... È un po' stata come quella di... Battiston contro Schumacher, il portiere. Ecco, io vorrei raccontare cosa è successo un attimo dopo nella città. Cioè, è scattato un passaparola, è come se veramente fosse stato toccato il figlio di tutti. Beh, mi sembra Onofri, guarda, che ti posso dire che quando poi Giancarlo è stato ricoverato all'ospedale c'erano decine di tifosi fuori continuamente, c'era un bollettino continuamente, proprio perché... ripeto, già in quel momento Giancarlo era a Firenze, era un pezzetto di Firenze. Abbiamo anche delle fotografie di Antognoni dopo lo scontro con il portiere. Ecco, questo è l'attimo immediatamente precedente all'impatto. Si vede la faccia preoccupata. E qui è al momento proprio di quando Martina col ginocchio mise a terra Antognoni. Fu necessario un intervento chirurgico che realizzò il professor Mennonna, un neurochirurgo, che è andato a trovare Francesco Pancani. Ascoltiamo la sua testimonianza. L'operazione si è svolta, diciamo, in maniera pensata da me per poter recuperare il calciatore, perché da un punto di vista chirurgico vero e proprio lo svuotamento dell'ematoma era semplice in un certo senso, mentre molto più complessa era la ricostruzione della teca cranica. E devo dire che feci un gran lavoro di mosaico per rimettere insieme questi frammenti, perché evidentemente la ginocchiata aveva agito sulla teca cranica, sull'osso temporale, come quando si pigia una pallina da ping pong, no? Che si fa... si introflette creando tutte quelle linee di frattura. Ecco, ricostruire quella teca in modo che potesse poi reggere a un futuro ancora sportivo, ancora di calciatore, perché Giancarlo era ancora un uomo molto in vigore, insomma giovane, voglio dire, in fin dei conti aveva ancora molti anni di carriera davanti a sé, tant'è vero che dopo è diventato anche campione del mondo. Quello era l'impegno vero, cioè difficile anche, devo dire. Quando lo ha visto tornare in campo dopo questo tremendo infortunio, quali sono state le sue emozioni? Beh, mi ricordo che andammo col Conte Pontello, che era allora il vero padrone della Fiorentina, insomma con Ranieri, che era il presidente, andai anch'io allo stadio con loro, era parecchio che non ci andavo più, e per me fu una grande emozione. Poi la coreografia di questi ragazzi delle curve sono state eccezionali in quell'occasione, bellissime.
Comunque vengono i brividi a pensare che si può morire durante una partita di calcio, gli ha sfondato il cranio, cioè, qui lo racconta proprio nel dettaglio. Bastava forse un centimetro da un'altra parte e oggi non ero qui a raccontare forse. Ci sei. Da quello che... Ci sono, l'importante è quello. Ci sei, bravo. Ma è vero, Giancarlo, che lei ha sempre fatto fatica poi a parlare con Martina, cioè non c'è mai stato... Anzi, l'ho pure tutelato perché poi quando mi fu chiesto se secondo me era volontario o involontario, ho sempre detto che era uno scontro di gioco, non volontario chiaramente, che se dovevo dire l'inverso, forse Martina... era costretto a, non dico a smettere di giocare, però insomma aveva avuto dei problemi. L'incidente fu il 22 novembre e il 21 marzo in Fiorentina Cesena, di fatto Giancarlo tornò in squadra, vediamo. 4 lunghi mesi, l'operazione alla testa e poi finalmente il primo calcio allo stadio. Infine, domenica scorsa, il rientro contro il Cesena, dallo stadio ammutolito di 4 mesi fa allo stadio esplodente. Antonioni, lo vediamo lucido e in condizioni quasi perfette, sarà ancora il motivo di centro della partita di domani. L'abbraccio di Martina, lo scambio dei doni, c'è tutto un programma che non appartiene solo ad un rituale scontato, è il lieto fine di una vicenda dolorosa. Ecco, scusami, posso dire che questo è il finale di una storia che è stata però una storia complicata, perché Giancarlo lo può raccontare, cioè non è stato facile tornare in campo, non è stato facile trovare anche dei dottori che autorizzassero il ritorno in campo. Sì, adesso io la decisione. La signora Rita è stata forse determinante nel bloccare a un certo punto un percorso anche medico che avrebbe ostacolato inevitabilmente il ritorno agonistico. C'è stata una grande voglia di questo uomo di tornare in campo, cioè ho già presentato nel passaggio dalla grande paura alla grande gioia, è perfetto, ma nel mezzo, credimi, ci sono stati 5 mesi in cui una famiglia intera ha lottato contro un qualcosa che comunque anche sotto nei chiacchiericci della città c'era, perché comunque tutti loro hanno dovuto fare un atto di coraggio nel tentativo, nel decidere poi che a un certo punto bisognava tornare in mezzo a quel rettangolo di gioco. Quindi direi che è stata una vittoria fantastica questa, della famiglia Antonioni e di tutti quelli che hanno voluto bene a Giancarlo in questo periodo. 28 marzo la Fiorentina va a Genova contro il Genoa e si rincontrano lui e Martina. Vediamo. È mancato il gol, meglio i gol, visto che le occasioni sono state molte per entrambe le squadre. Per il resto tutto ok, tutto bene. E tutto nel nome di Antonioni, scambio di mano con Martina, cancellando sul piano umano e sportivo ciò che era già stato dimenticato, almeno dagli interessati. Giancarlo Antonioni, alla sua seconda partita dopo l'infortunio, è apparso in buona salute. L'atleta c'è, manca lo smalto, o se preferite il tocco in più, non tanto nei tiri di punizione, sui quali vi documentano le nostre immagini, quanto invece nel contesto tecnico della squadra e nell'appoggio, con l'ultimo passaggio, alle punte. Bene, cari telespettatori, avremo ancora molto da parlare sulla carriera di Antonioni, lo faremo dopo la pubblicità, tra pochissimo. Antonioni tornò a segnare in occasione di Napoli-Fiorentina, servizio di Antonio Ravel, gol in trasferta di Giancarlo, vediamo. La Fiorentina se ne sta a Sorniona, fedele al suo modulo collaudato e redditizio, e aspetta l'occasione del disimpegno. Viene improvvisa al 29esimo, caracolla Antonioni che dà a Monelli e da questi a Bertoni smarcato. Mazzata violenta e Castellini non è certo da meno di Galli. La micidiale pericolosità del contropiede toscano troverà conferma nella ripresa, la quale si apre con un intervento in area di crawl su Casagrande ai limiti del fallo. E sembra che la Fiorentina attenda con pazienza proprio che gli azzurri abbiano il fiato grosso per piazzare la botta fulminante. Succede al 37esimo. Benedetti, subentrato a Musella, appoggia indietro a Bruscolotti. Si inserisce Massaro che ruba il pallone. Lunga cavalcata e passaggio per Antonioni che aspetta l'uscita di Castellini e lo batte con lucida freddezza. Il Napoli ha già dato tutto. Inutile sperare in un suo recupero. Giancarlo, quella fu la liberazione da un incubo, quel gol che finalmente... Sì, venivo da quel brutto infortunio
con Martina, però già stavo bene fisicamente, mi ero già ripreso. Il gol mi ha un po' liberato, poi tra l'altro per combinazione raggiungemmo quel giorno la Juve in testa alla classifica, con quel gol che la Juve pareggiò, mi sembra, la partita, e noi vincendo eravamo un punto indietro, l'abbiamo raggiunto. Quindi doppia soddisfazione. Commento del presidente Viola Ranieri Pontello, che non usa tanti giri di parole per definire quel finale di campionato. Beh, Cagliari è stata una doccia fredda per tutti. Non saremmo dovuti arrivare a quel punto, non avremmo dovuto giocarci lo scudetto all'ultima settimana. Se avessimo avuto Antonioni per le 13 partite che ha, nelle quali non ha giocato a causa degli infortuni alla testa, io credo che forse con Antonioni in squadra un punto in più l'avremmo avuto. Cosa ne dice lei? Bastava uno, con 13 partite di Antonioni avremmo stracciato la Juventus, non si sarebbe parlato di spareggio, non si sarebbe parlato di tante cose, non si sarebbe parlato neanche degli arbitri. Eh beh, è ancora famosa la frase fiorentina con tanto di striscioni: meglio secondi che ladri. Mi scusi Tardelli, ma a Firenze no, ma ancora a distanza di anni ancora avendo questa è la frase 10 anni tipica nella, no? Juventus ero assolutamente abituato a sentirmi dare del ladro. Io ho sempre, non ho cercato mai di rubare niente facendo cose sbagliate in campo, ma è normale, quando una squadra vince è criticata. È criticata e a volte anche aiutata dagli arbitri, come io sono sicuro che quando il Torino o quando una squadra italiana ha vinto il campionato, un aiuto dagli arbitri c'è sempre stato, non ci sono dubbi, perché certamente gli arbitri hanno qualche difficoltà a punire la prima della classe. La sudditanza psicologica, sì, sì, no? Pochino, la famosa posso dire che un pochino esiste, sì. Ma credo che la Juventus sia stata anche una bella squadra e gli scudetti che ha vinto li ha meritati. Forse questo scudetto della Fiorentina, certamente con Antonioni avrebbero avuto dei punti in più, certamente sarebbe stato bello andare a fare lo spareggio. Beh, voi vi aspettavate lo spareggio, noi no? Ci aspettavamo lo spareggio, assolutamente. Eravamo convinti che avremmo fatto lo spareggio con grandi problemi, perché poi dovevamo partire tutti per il mondiale. C'era il problema del mondiale, quindi lo spareggio era un po'... Però sapevamo anche che se fossimo andati allo spareggio forse avremmo rischiato molto. Lo sapevamo, ma era abbastanza normale. Poi è capitato quello che è capitato e abbiamo vinto il campionato. Ma sentirsi dire dei ladri è normale, in Italia soprattutto. Però... Lei Calamai, cioè a Firenze è così, no? La frase è quella lì. No, no, nacque in quell'occasione. Furono lì stampate, se non sbaglio, 30.000 magliette con questa scritta. Beh, non c'era anche uno striccione fiorentino famosissimo che quando giocarono a Como disse: meglio con le donne che con maschi. No, no. Voi maschi, noi con le donne. Noi con le femmine. C'erano anche questi striccioni famosi, ma normale nel mondo del calcio ritornassero i tempi degli striscioni. De Sisti e Graziani, adesso andiamo a vedere, ne ha già accennato, ne abbiamo già parlato, ma ne ha parlato anche Pontello, il presidente, di quella domenica nella quale la Fiorentina non riuscì a passare a Cagliari e nella quale la Juventus invece, grazie ad un rigore, vinse a Catanzaro. Il servizio rigore di netto, Capitta dalla Domenica Sportiva. Il sogno torna nel cassetto, sarà custodito con cura fino al campionato prossimo. Lo hanno infranto a pochi minuti dalla fine le notizie che la radio portava da Catanzaro. La Fiorentina è anche riuscita ad andare in gol al quarto d'ora della ripresa, ma la rete è stata annullata dall'arbitro Matei per un fallo sul portiere Corti. La partita, dopo i proclami di vittoria lanciati dai due contendenti nei giorni scorsi, è stata abbastanza deludente, ma era troppo importante la posta in palio, la salvezza per il Cagliari, lo scudetto per la squadra viola. All'intervallo Antonioni e Selvaggi erano d'accordo che una buona parte del castello di Speranza era stato costruito. C'era però ancora da fare. Abbiamo fatto la nostra partita senza pensare al risultato,
che facesse la Juve, quindi continuiamo a giocare. Comunque è una partita nervosa, non dico è cavalleresca, però è abbastanza nervosa. Siete tesi sia voi che il Cagliari. Ma era prevedibile visto la posta in palio per entrambi. Al 14esimo l'incantesimo sembrava rotto, lo scudetto per un istante prendeva la via di Firenze, ma il gol di Graziani era viziato da un precedente fallo di Bertoni su corti in uscita. Inutili le proteste dei Viola. Le energie sprecate per il gran caldo non consentivano più un gioco ordinato. Il fischio finale trovava i Viola ancora spinti con la disperazione sotto la porta cagliaritana. Graziani, rivedendolo, c'era quel fallo prima della sua conclusione? L'ho rivisto molto velocemente, ma io ce l'ho sempre impressa quell'immagine. Lì c'era Bertoni, Lamagni e Corti. Tra l'altro io dicevo sempre che Bertoni quando saltava di testa sembrava il figlio di Andreotti, aveva sempre il collo dentro, quindi che avesse fatto fallo lui mi sembrava impossibile, perché non c'entrava nella mischia tante volte Daniel. Lì ci fu proprio un contatto tra i due compagni di squadra. Purtroppo Mattei l'ha vista in maniera differente, pazienza, anche a distanza di anni accettiamo l'errore. Ma il fischio si percepì netto prima che lei battesse a rete o no? Infatti il rammarico è anche quello che quando io chiesi spiegazione a Mattei, dissi ma scusi, ma che lei fischia quando la palla è 10 minuti che è dentro? Mi disse, Graziani, mi dovete dare il tempo di mettere il fischio in bocca. E quanto ci vuole, una settimana per mettersi il fischio in bocca? Fischi subito! Io rivedendo queste immagini prima ha visto, se lei ci fa caso, Auro... Prima lui si guarda per vedere dove va a finire la palla, una volta che la palla è dentro lui fischia. Mi sembrava fosse in ritardo il fischio. Guardi. No. Ma qui sembrerebbe proprio no, che... Non c'è fallo. È no. Fallo di confusione. Obiettivamente. No, io obiettivamente l'ho già detto 30 anni fa. non c'era fallo, ma... No, anche perché il corpo di Corti rimane fermo, non è che viene l'impatto, non viene rimosso. Non posso dire niente. Allora, abbiamo recuperato una dichiarazione dell'epoca di De Sisti nella quale semplicemente Picchio disse: noi abbiamo dato il massimo, è andata così. Non una parola di polemica nei confronti della Juve e tantomeno delle decisioni arbitrali. Qui la Juve non c'entrava niente. Indirettamente, però, non c'entrava niente. De Sisti, lei fu molto, molto armato di fair play in quell'occasione, eh? Ma era la rabbia che mi ha rosicato il cervello, probabilmente. In quel momento non riuscivo ad essere lucido. Non avevo io niente con la Juventus, io c'avevo proprio con l'arbitro. Cioè, sono poi le spiegazioni che ha dato Ciccio Graziani, che sono autenticamente belle e sono quelle che noi abbiamo rappresentato e pensato. Cioè, io credo che uno come Bertoni, fuori classe con la palla al piede, ma c'è una paura che se la faceva sotto, no? Cioè, non mai arriva a fare una contesa così pericolosa. E lì è Lamagni che sa, vede con Corti. E come ha detto Ciccio, ma perché il problema l'abbiamo visto e rivisto. Poi la signorilità di Tardelli è eloquente, insomma. Adesso poi le dichiarazioni mie dell'epoca non fanno testo, perché c'era poi tutto un retroterra che è troppo lungo da spiegare, che non c'entra niente con, che era soltanto una versione solo Viola, non era niente di autenticamente rabbioso nei confronti dell'arbitro o dell'avversario. Comunque De Sisti, due dei suoi ragazzi, Antognoni e Graziani, quell'estate lì partirono per la Spagna, per quella che sarebbe stata una trasferta incredibile, memorabile, un inizio difficilissimo. Se non ci fosse stato quel colpo di testa di Graziani, probabilmente saremmo tornati a casa già dopo il primo turno, e invece andò tutto molto bene. Ritratto di Antognoni, servizio di Giorgio Martino dell'epoca. Ascoltiamo il ritratto di Antognoni. Giancarlo Antognoni, 28 anni, umbro della provincia di Perugia, è recuperato dopo il grande spavento di quest'inverno, ha riportato in nazionale quel suo contributo di intelligenza calcistica che tutti i selezionatori stranieri ci invidiano. Anche lui è in piena maturità e arricchisce costantemente il suo gioco con invenzioni e intuizioni che creano un costante pericolo per gli avversari che non sanno come controllarlo. Rendimento ad alto livello. Gioca nella Fiorentina.
Ecco, qui uno a uno venivano elencati i campioni del mondo. Allora, soprattutto per i ragazzi più giovani, coloro che non si ricordassero come andò quel mondiale nella sua evoluzione, l'Italia con 3 pareggi passò per il rotto della cuffia in un girone difficilissimo con Argentina e Brasile. Un girone a 3, passava solo il primo, quindi tutti davano per spacciata la nostra nazionale, invece Paolo Rossi, ma anche Tardelli, lo stesso Antognoni, insomma, fecero delle partite memorabili e riuscirono a battere sia Argentina che Brasile. E ricordiamolo che era l'Argentina di Maradona e il Brasile forse Zico, più forte Socrates, del mondo, Falcao. Cioè non Brasile e Argentina qualsiasi. Io avevamo un massaggiatore noi, che si chiamava Giancarlo Selvi, se te lo ricordi. Ciccio, te lo ricordi tu Giancarlo? Sì, Selvi. Come fai? Scendevamo la mattina, avevamo queste due partite, Argentina e Brasile, e la mattina scendevamo a far colazione, arrivava lui col sigaro naturalmente, o con la sigaretta, aveva una sigaretta che teneva sempre in bocca senza mai buttar via la scena, non so come faceva. E a un certo punto diceva: dai ragazzi, adesso battiamo l'Argentina, poi il Brasile e poi ci svegliamo tutti sudati e andiamo a casa. Era un sogno. E invece era venuta la cosa. In quella partita col Brasile del 5 luglio 82, 3 gol di Rossi, ma ce ne sarebbe stato, anzi c'è stato, un quarto gol regolarissimo, firmato da Antognoni, ma purtroppo quel gol venne annullato. Vediamo con telecronaca originale. 3-2 quindi per l'Italia, che realizza anche il quarto gol con Antognoni, un gol che viene peraltro annullato. Non era cronaca originale, era un servizio però dell'epoca. Antognoni. Dopo 2 gol annullati così, insomma, un pochino. Prima quello di Graziani dell'81-82, poi questo dell'82 mondiali. In effetti un po' di rammarico c'è da parte mia. E poi ulteriore rammarico è che nella semifinale con la Polonia lei rimediò un infortunio che le pregiudicò di fare la finalissima. Sì, anche quello credo che sia una conseguenza dovuta al fatto che volevo far gol a tutti i costi. E in quel momento, vedendo questa palla al limite dell'area, l'ho vista troppo bella, ho detto qui devo far gol per forza, quindi ho calciato con tutta la forza che avevo, solo che al momento in cui è avvenuto l'impatto, Matisi, che mi ha spostato il pallone, ho trovato i suoi tacchetti, quindi a quel punto mi sono lacerato tutto il collo del piede e purtroppo mi ha pregiudicato la finale, però lui ma era una conseguenza dovuta al mattino, a quel gol. Ricordo, al mattino sì, della provato, finale Marco, ma andò comunque a provare, ho provato, ho fatto punture ma non mi riusciva di correre, figuriamoci a calciare caratteri. Giancarlo, se non sbaglio, era in camera con Ciccio Graziani, sì, giusto? E Ciccio ha raccontato anche camera, durante una festa dedicata a Giancarlo di quanto Giancarlo ci provò a recuperare. Non lo facevo dormire, capito? Come andò, Ciccio? A un certo punto vedevo Giancarlo triste, rammaricato, e gli dicevo: ma dai, che domani magari prima della partita provi con una fasciatura, con un po' di gomma piuma. E lui mi diceva: no, non ce la faccio, Ciccio, non ce la faccio domani, io non gioco domani. Ma dico: dai, che ce la fai domani nella finale. Lui diceva: ma proprio alla finale mi doveva capitare, in un'occasione così. Ma dico: ma guarda che il professor Vecchietti domani al massimo ti può fare anche un po' di cocaina, un po' di cortisone, ti levi il dolore, ma figurati se non ti fai giocare domani. Ma non ce la faccio. Poi dopo è passato un quarto d'ora: Ciccio, io non ce la faccio domani a giocare. È andato avanti così, era verso l'una di notte, ho detto: Giancarlo, io non so se tu domani ce la fai o non ce la fai a giocare, ma se continui con questa cantilena, domani non ce la faccio manco io a giocare, sono rintronato perché non mi fai dormire. È vero, Ciccio. No, oltretutto... Auro! Sì! Auro! Sì! Volevo dirti che io bisogna che scappo perché sono messo male con l'orario. Va bene, ok, Ciccio, non c'è problema. Mando un abbraccio a tutti, ma se sapevo sarei rimasto di più, ma ho un impegno che non potevo assolutamente
disdire. Grazie Ciccio. Dovrà andare Ciccio a mangiare la chianina ad Arezzo sul tardi, dai, va bene, comunque va bene così. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie a Francesco Graziani. Andiamo a sentire adesso, sempre a proposito... Ah no, volevo chiudere il discorso sulla finale di Madrid. Sarebbe stato il rigorista Antognoni al posto di Cabrini. Uno dei rigoristi, sì, forse il rigorista adesso. Che pensa, nella finale si è anche fatto male Ciccio. Sì, è vero. È uscito dopo una botta alla spalla, è entrato alto bene. Sì, ma non per colpa mia, però. Non l'hai fatto dormire. Non l'ho fatto dormire, sei ma Tardelli, però dai, obiettivamente, se fosse stato in campo avrebbe tirato Antognoni in rigore. Lui, il rigorista, lui. Anche Cabrini erano bravi, io penso tirato, che l'avrebbe tirato chi si sentiva in quel momento, perché sia lui che Cabrini erano due grandi rigoristi. Il rigore ai mondiali provavamo tutti, a me mi hanno subito scattato, no. Però anche Rossi tirava i rigori, chi si sarebbe sentito in quel momento avrebbe tirato il rigore. Poi fra l'altro Rossi era in lizza per essere il capocannoniere, perché non lo tirò lui? Poi ha vinto lo stesso con 6 gol. Sì, l'ha vinto, ma questo non lo so, probabilmente perché non Cabrini se lo sentiva. No, era Cabrini, era convinto. Il secondo dopo Antognoni era Cabrini. Ora non so se era il secondo o il primo, ora non vorrei dire delle cose sbagliate. Te niente invece. No, io ero il quindicesimo. Ascoltiamo adesso il commento di Ranieri Puntello sul blocco Juventus di quegli anni in nazionale. La nazionale bisogna sempre fare il tifo, mi faccia spezzare una lancia in favore della nostra nazionale. Certo, la presenza di Antognoni per noi fiorentini ci dava qualche cosa in più, diciamo un applauso in più. Purtroppo c'era a quel tempo il blocco della Juventus che metteva un pochino in ombra Antognoni. Questo purtroppo è così, d'altronde la Juventus in quel periodo era la squadra più forte d'Italia, i blocchi, gli allenatori preferivano mettere in squadra il blocco difensivo, il blocco di centrocampo della squadra campione o di quelli che ritenevano che, fossero la che fosse la squadra migliore, e quindi Antognoni era un pochino isolato, penso io, però credo che i suoi compagni lo abbiano comunque apprezzato. Voglio subito smentirlo io. Ecco, sentiamo. Antognoni ha fatto 80 partite, io ne ho fatto 81. Ha sempre giocato Antognoni. Nessuno di noi ha mai detto qualcosa contro di lui, anche perché è impossibile dire qualcosa contro di lui. Se c'è uno come lui, Scirea era come Antonio, nel senso che non si arrabbiavano mai, né Gaetano, né lui non si sono mai arrabbiati. Sicché noi l'abbiamo sempre appoggiato, l'abbiamo sempre aiutato, quando ne aveva bisogno, spesso e volentieri ci aiutava lui, perché era lui la qualità. Noi eravamo solo i portatori d'acqua, i corridori. No, ecco, ogni tanto mi faceva arrabbiare perché dovevo correre anche per lui, questo sì. però poi mi risulta... io smentisco assolutamente che il blocco Juventus, che Scirea, Gentile, no, assolutamente, sono, quello smentisco. Cabrini, Rosso. Ma poi Antognoni e Graziani in quell'epoca lì erano di De Sisti, erano della Fiorentina. No, no? Appunto, sì, non mi sembra... No, poi... ma siccome era stato scritto sui giornali che noi ce l'avevamo con Antognoni, e come una volta era stato scritto prima, il blocco di prima, ma io credo che in nazionale non ce l'hai con nessuno, tra l'altro se vai là e giochi, Bearzot lo adorava, io ho sempre giocato, vi racconto un aneddoto di Bearzot e Antognoni. Allora eravamo a tavola in un aeroporto, mi sembra, e io ero con Gentile, Scirea e poi altre persone, non so chi erano, altri ragazzi. A un certo punto viene Bearzot e ci dice: ma è buona questa cosa? Sì, sì, ma io la torta, no, mangiala, mi fa, perché è buona. E allora vedo che va al tavolo delle torte, ne taglia un pezzo e io gli dico a Gentile: ma guarda che bravo, mi sta portando la torta. L'ha portata Antognoni. Ha girato, l'ha portata Antognoni. Io ci sono rimasto malissimo, perché era al mio tavolo, era venuto al mio tavolo a dirmi: no, mangia la torta, prendila, perché l'ha portata Antognoni. L'ha tagliato un pezzo e l'ha portata Antognoni. Che anche, era raccomandato, anche lei De Sisti se lo coccolava Antonio? Ma come si faceva a non volergli bene? La dichiarazione, la considerazione che ha fatto dal mio vecchio presidente però trova poco spazio, perché per due buoni motivi. Primo, proprio per questo, perché Antognoni si faceva voler bene, però non era soltanto l'amore che uno provava verso quel ragazzo per come giocava, ma perché era un bravo ragazzo, una brava persona,
è un ragazzo dal cuore d'oro, questo è il primo fatto. Il secondo è che Platini non poteva giocare ai nazionali italiana, quindi c'era il complemento migliore era Antognoni, cioè quel discorso della Juventus in nazionale. Poi al di là della rabbia che abbiamo provato per quell'anno con la Juventus, ma non tanto che abbiamo detto con l'arbitro verso la Juventus, ma meno male che c'è stata qua Juve che ci ha rappresentato, che è una squadra che praticamente sulle basi di quella squadra abbiamo vinto il mondiale dell'82, quello di cui avete parlato fino adesso, una cosa straordinaria è stata. Veramente complimenti a Tardelli che sta lì. Tardelli, permettimi l'ultima cosa. Sì. Non so se mi cacciano via dallo studio perché è tardi. non era il problema che non ci fosse il rigore a Catanzaro, quello calciato da Bredi, da quel fuoriclasse di Bredi. Era il rigore che c'era su Borghi, al quale Brio gli aveva dato una spallata, ha mandato fuori dal campo molto prima. Quello era il motivo del contendere. E poi non ne parliamo più, Marco. Buona fortuna. No. Io credo, io ho già detto che noi cioè lo spareggio secondo me ci stava, e noi avevamo anche paura dello spareggio, l'ho detto chiaramente, perché sapevamo che la Fiorentina era fisicamente meglio di noi in quel momento, anche psicologicamente. Secondo me l'errore grave della Fiorentina è stato nella partita contro di noi. Forse poteva tentare di più di vincere quella partita. Insomma, avevamo paura di perderlo, capito? Ma questo è il problema. Lì ti giocavi il campionato. In certo. Casa tua. In casa. Invece mi è sembrato che a un certo punto la Fiorentina avesse un pochino di paura, cosa che non avrebbe dovuto avere, perché se vinceva quella partita aveva vinto il campionato, perché noi sapevamo che fisicamente e psicologicamente stava meglio di noi. Due squadre che stanno praticamente in quel periodo, in quel momento topico, non sì. Poi altri momenti magari la Juve ha dimostrato di essere più forte, ma in quel particolare frangente è chiaro che il margine di rischio da una parte e dall'altra è minimo, perché hai visto Antognoni a Napoli? Hanno catturato un pallone, Antognoni ha... La Benedetta l'ha battezzato, praticamente si è rilanciato. Cioè, delle volte poi tu non ti devo insegnare niente a te. Ti capita un'opportunità, la sfrutti e certo, poi vai certo. A farti benedire. Vai a fare due gol a Juventus. Se mettono là dietro, ti saluto. È come giocare con i bambini. Vabbè, comunque lasciamo perdere questo. Qui stiamo celebrando Antonio. Un fuoriclasse che è entrato a pieno titolo nella storia dei grandi rifinitori, dei grandi geni del nostro calcio, dei Rivera, dei Mazzola, dei Totti, di tutti questi migliori che abbiamo. Antognoni a pieno titolo è un grandissimo rappresentante di quella schiera. E noi, ecco, per questa ragione io ho dedicato questo pomeriggio che avevo da fare a questo grandissimo campione. Grazie Picchia. Bravo Giancarlo. Desisti, adesso le faccio vedere. Europa contro il resto del mondo. Era agosto 1982, partita con tanti gol e un giocatore che alla fine venne eletto come il migliore della partita. Guarda caso, sì. Antognoni, il servizio. La partita, oltre ad essere un'iniziativa umanitaria che ha fruttato all'UNICEF più di un miliardo di lire, aveva anche uno spirito di rivincita da parte dei giocatori del resto del mondo nei confronti dell'Europa. Nei primi quattro posti del Mondiale spagnolo, infatti, troviamo classificate quattro nazionali europee: Italia, Germania, Polonia e Francia. Otto dei giocatori in campo militano nel campionato italiano. I campioni del mondo Zoff, Tardelli, Rossi e Antognoni. I due neo-juventini, il francese Platini e il polacco Boniek, e Kroll, tra le file dell'Europa. Falcao da solo con l'ex laziale Chinaglia nel resto del mondo. Dopo un clamoroso liscio di Beckenbauer e un'azione conclusa fuori da Falcao, questo tiro di Tardelli, deviato dal portiere del Camerun Nkono, precede il primo gol dell'incontro. E Zico a mettere in rete, dopo un'azione di Chinaglia e il successivo tiro di Sanchez, respinto da Zoff, proprio sui piedi del fuoriclasse brasiliano. Il resto del mondo raddoppia. Junior serve Socrates, che sbuccia la palla ingannando Zoff.
l'algerino Bellum insegna a porta vuota. Il primo tempo si chiude sul 2-0 e la vendetta del resto del mondo sembra compiuta, ma Rossi e compagni non sono rassegnati. Pablito lo dimostra ampiamente, cogliendo prima il palo interno della porta avversaria e poi servendo di testa Kevin Keegan, che con un tocco preciso accorcia le distanze. Il resto del mondo appare stanco e gli europei ne approfittano. Alla mezz'ora un tocco delizioso di Antognoni, sul calcio di punizione, libera solo in aria Bruno Pezzai. Il difensore austriaco, colpendo al volo, pareggia. Sembra tutto finito e il tabellone ringrazia i 76.891 spettatori intervenuti, ma proprio in prossimità del fischio finale un bolide di Antognoni piega le mani a Ancona. L'Europa ha ribadito così la sua superiorità. Chi era Ancona? Che bella, c'era un sacco di gente anche. Sì, molti italiani, era l'anno in cui abbiamo vinto il mondiale, quindi i 70.000 erano italiani sicuramente, sì, sì. Abbiamo visto solo bandiere. È stato bellissimo, una bellissima sera. L'avete giocata dove quella partita? A New York. A New York. Giant Stadium. A Giant Stadium. Che poi era il campo sintetico, per noi un po' inusuale, però siamo trovati bene, devo dire. Sì. Eletto migliore dell'incontro Antognoni. Dell'Europa, sì. Sì. Io della compagine europea. Mentre Ancona vi voleva bene a tutta la camerata, sì. Graziani e Antognoni, perché con Graziani è svenuto col Camerun e qui onestamente ha mezzo regalo, sì, sì. Devo, è vero. Adesso De Sisti, andiamo a vedere un gol di Antognoni che lui stesso definisce tra i più bei gol della carriera. Fiorentina-Juve finita 3-3 nel novembre del 1983, De Sisti era ancora in panchina della Fiorentina. La Juventus va in vantaggio dopo due minuti a freddo, anche per il disorientamento difensivo dei Viola, che hanno ritenuto fuori il cross di Boniek, sul quale il guardalinee effettivamente aveva alzato la bandiera gialla. Comunque la Juventus ha evidenziato, fino dalle iniziali battute, grande maturità e gioco sornione, più aggressiva. Più voglioso alla Fiorentina, ha colto il pareggio dopo 10 minuti con Antognoni che imposta, chiede il cross a Iachini e segna di testa per la seconda volta nella sua carriera. E la prima volta era stata con l'Udinese, eh? No, è diciamo un gol inusuale per me di testa. Devo dire che con tutte le logiche che ho avuto oggi sulle caratteristiche, devo dire il colpo di testa era forse la mia... La cosa che mi mancava, ecco. Però in quel caso, anche se in tuffo inusuale, però devo dire ho fatto un gol di testa alla Juve poi. Quindi me lo ricordo sempre con uno dei migliori, ne ho fatti altri belli, però questo perché era particolare. Giannini ha ricordato il secondo della carriera, il primo con l'Udinese l'anno precedente. Ne ho fatti tre in carriera, due all'Udinese e uno alla Juve. Di testa. Tutti bianconeri. Senta Antognoni, ma adesso ascolteremo una testimonianza di Paloscia, che è un veterano dei giornalisti fiorentini. Lei quasi tutti gli anni veniva richiesto da altre squadre, insomma. C'era stato l'invito clamoroso di Viola alla Roma nell'80, le offrì l'attico in Piazza di Spagna. Sì, l'ho scritto anche sul libro. Facendo leva anche su... Però nel 78 la Juve mi voleva e ogni volta che Marco sicuramente cioè era presente ai mondiali nell'82, quando io provavo la mattina nell'albergo, incontrai per combinazione l'avvocato Agnelli, il quale mi disse una frase che chiaramente ti rimane per sempre, perché già parlare con l'avvocato era difficile. Credo che Marco avrà parlato tante volte, però per quelli che non erano nella Juve chiaramente era difficile. E lui mi disse queste parole, dice: lei Antognoni è uno dei pochi giocatori, forse l'unico, che non ha voluto venire alla Juve. E quindi, insomma, per me quella frase mi è rimasta impressa. E nel 78 poteva andare alla Juve, e nell'80 alla Roma andai direttamente dal presidente Viola a parlarci. Forse quella è stata la squadra con cui ha avuto un rapporto più vicino, più diretto. De Sisti, lei fece il patentino relativamente tardi, cioè lei smise tardi di giocare, patentino nel 79-80 mi sembra, no? Da allenatore, poi andò subito alla Fiorentina, giusto?
Sì, sono rimasto inattivo dal momento che nel campionato, alla fine del campionato 78-79 ho smesso. E dopo alcuni mesi ho fatto il corso allenatori e dopo qualche altro mese mi sono ritrovato sulla panchina della Fiorentina. Non ci credevo perché io ho smesso proprio, avevo rinunciato proprio perché non volevo troppe cose nel calcio, volevo ritirarmi a vita privata, invece mi sono ritrovato a guidare un campione come Antognoni e non solo. La chiamarono i Pontello, che erano arrivati da poco, no? Veramente la prima telefonata me la fece a Lodi, che era la Fiorentina. Italo? Allora. Sì. Italo a Lodi, era sì, grande Italo a Lodi. Direttore generale. Mi disse vatti a vedere la Fiorentina che gioca in trasferta ad Ascoli. E poi se le cose non dovessero migliorare da come stanno andando male, vieni a Firenze. E così fu. Mi ha chiamato dopo la partita e sono andato alla Fiorentina e mi sono ritrovato dentro al campo a dirigere una squadra, non sapevo neanche dove cominciare, se non con le, diciamo, le intuizioni e le lezioni che ha avuto a Coverciano. Ma tanto ci fu a Coverciano Bonizzoni ed altri che mi dissero tanto lei ha fatto sempre allenatore in campo, perciò non c'ha bisogno del patentino. Ascolta Luca Calamai, ho letto da qualche parte, ma vorrei una tua conferma, che i Pontello misero come condizione la permanenza di Antognoni a Firenze prima di acquisire la società. È vero o è un... Guarda, io credo che Pontello nel momento in cui sono entrati aveva una tale ambizione che non esisteva il dubbio di conservare o meno Antognoni. Devo dire che invece è curioso, non so se è vero perché a quei tempi ancora io vivevo dei racconti di colleghi, che invece... Quando Giancarlo fu richiesto dalla Juventus, nel periodo richiesto dalla Juventus, allora c'era una proprietà, credo fosse... Più familiare, il povero Melloni. Sì. Praticamente... Cioè, dopo Ugolini, Melloni. Sì. E praticamente questo presidente disse io non posso darlo via perché non potrei più uscire di casa. Cioè vivrei da altro che pentiti di oggi. E quindi... non solo per scelta di Giancarlo, ma proprio Giancarlo rappresentava il senso della Fiorentina. Poi sono arrivati Pontello e devo dire che i Pontello invece hanno fatto un investimento molto importante, molto. E sono sicuro che se i Pontello non fossero arrivati, forse Giancarlo sarebbe stato quasi costretto ad andare via, perché sarebbe stato un insulto alla bellezza del calcio poi tenere un giocatore obbligandolo a vivere nella mediocrità. Invece Giancarlo poi ha cavalcato il periodo bello della Fiorentina, c'è stata l'opportunità del presidente Viola, io tra l'altro lavoravo a Roma in quel periodo, so che avrebbe fatto qualsiasi cosa, perché chi c'era che guidava Lidl mi voleva Lidl, tutti i costi. Lidl riteneva anche in virtù di quelle strane cose sue che andava dal segno zodiacale a mille, che Giancarlo, no, devo dire la verità che i segni zodiacali a questo punto potevano essere quasi irrilevanti, ma insomma per lui Giancarlo era positività, era non solo un campione ma era una figura che portava dentro un gruppo positività, e credimi che l'offerta fatta a quei tempi a Giancarlo era un'offerta davvero fuori classe, quello che gli fece Viola per cercare di convincere Viola voleva a tutti i costi Antognoni e Baresi dal Milan, sì, esatto. E non andò nell'uno o nell'altro. Andiamo ad ascoltare adesso Paloscia sul fatto che Antognoni mai ha lasciato Firenze nonostante le grandi offerte. Io sono stato testimone diretto proprio di alcuni episodi. Il primo, per esempio, me lo ricordo benissimo, a Roma, alla fine di una partita di Coppa Italia giocata dalla Fiorentina a Roma, Lidl chiamò i dirigenti della Fiorentina da una parte, senza accorgersi che a pochi metri di distanza c'ero io che ero lì per motivi di lavoro. Sentì tutto, cioè sentì che la Roma e il presidente Viola di allora, che era un grande ammiratore di Antognoni, volevano per forza Antognoni. Io sentì tutto, immediata telefonata alla Nazione, titolo a 9 colonne, giù le mani da Antognoni, naturalmente successe il finimondo a Firenze e la Fiorentina rinunciò alla cessione.
Secondo episodio, mi chiama al telefono, sempre in quel periodo lì, non, o l'anno dopo, roba del genere, il presidente Ugolini, e mi chiama alla Nazione e mi dice: mi ha chiamato lui personalmente, e lui personalmente era l'avvocato Gianni Agnelli, e mi ha fatto un'offerta alla quale le giuro che è difficile rinunciare. Che come reagire a Firenze? Io parlo della stampa, dei tifosi, se cediamo Antonioni alla Juventus, io, presidente, che mi fa questa domanda, se lo può immaginare che cosa succederà. Comunque faccia lei, Ugolini respinse anche quell'offerta favolosa. Poi il terzo episodio, che forse ricordo ancora più volentieri degli altri, risale addirittura a una trasferta a New York. La Fiorentina partecipò a un quadrangolare al quale partecipavano anche i Cosmos, allora squadra ricchissima che si era permesso addirittura di acquistare Pelé e Beckenbauer alla fine della carriera. Antonioni fu premiato in questo quadrangolare in cui c'erano giocatori veri, veri giocatori, fra brasiliani e europei eccetera, fu premiato in assoluto il miglior giocatore del torneo. Al momento della premiazione, forse un po' ingenuamente, il presidente De Cosmos al microfono fece un'offerta diretta a Antonioni: se lei resta qui, gli disse, c'è un contratto in bianco per lei, non torni neanche in Italia, lei si ferma qui e gioca nei Cosmos. Antonioni rimase un po' interdetto, ma alla fine disse: no, io non posso muovermi da Firenze, è la città che mi amo, che mi ha dato tutto, e io resterò per sempre a giocare nella Fiorentina, e bisogna dire che è stato di parola. All'estero ci sarebbe andato, ma qualche anno più tardi. De Sisti, voglio farle vedere adesso un servizio e poi la saluteremo, perché lo studio dove si trova ha altre trasmissioni da mandare in onda. Fiorentina Sampdoria 3-0, è un bruttissimo ricordo questo per Giancarlo, perché fu la partita del secondo grave infortunio. Andiamo a vedere questo servizio su Fiorentina Sampdoria dell'84. Stava giocando una delle sue partite più funzionali a tutto campo, col piglio perentorio e plastico dei tempi migliori, e dopo 18 minuti trovava il modo di far breccia in quella sorta di muraglia difensiva disposta da Olivieri per contenere la temuta Fiorentina. Il classico e splendido gol su punizione. Partita aspra, anche cattiva, e comunque giocata anche sul filo della psicologia tattica. Il primo tempo, appunto, si chiudeva proprio sul lancio preciso di Antonioni, malgrado il vento guasta tutto. Antonioni oggi voleva vincere anche il vento. E lui, che si sentiva in grande giornata, che sentiva sua la giornata, va ad impattare con Pellegrini. Si fanno male in due, ma per Giancarlo, coi 3 mesi di guarigione clinica, il campionato è chiuso purtroppo. Oh, Antonio, Antonio, Antonio. Non attaccare la gamba! La ferma, Antonio, stai tranquillo, via! Via, via, ragazzi! Antonio, dai, tranquillo, dai! Tranquillo, dai. Drammatico, questo infortunio. E questo l'ho vissuto realmente. L'altro alla testa non l'ho vissuto perché sono svenuto, quindi mi sono svegliato nel spogliatoio, mentre questo l'ho vissuto realmente. Insomma, per un giocatore una gamba è determinante, poi la destra pure, quindi in quel momento ho pensato... Per quello non avevi problemi, calciavi benissimo anche i sinistri. No, lo so, però... preferivo Giancarlo, il destro, scusa, c'era sempre lei in panchina quella domenica o era già andato via? Ahimè, c'ero sempre io sono rimasto paralizzato la volta precedente con l'incidente alla testa, no? Quasi come fosse successo a me, non sapevo, ero rimasto proprio ubriaco dalla rabbia, e poi dopo quest'altro incidente che ci portava via non soltanto un grande giocatore, ma il simbolo della nostra squadra. Possiamo dire a ragione che oltre ad essere il simbolo di Firenze, Antonioni ha dato
il cuore, la testa e le gambe alla Fiorentina. Anche in quella circostanza del secondo infortunio noi pagammo un dazio pesante. Quella era la famosa Fiorentina che giocava bene al calcio, che proprio Platini, Boniek e gli altri della Juve si accorsero per primo che era una grande squadra che giocava bene al calcio. E giocammo un periodo senza Giancarlo e ricordo che le prime volte nessuno voleva indossare la maglia numero 10 perché allora non era la maglia individualizzata, si gestiva. E ricordo che Sacchetti, il centrocampista che giocò poi nel Verona, eccetera, voleva indossare lui la 10. Alla prima amichevole gli mettemmo un pezzo di cerotto dopo il 10 che significava 10 meno, cioè tanto per significare che Giancarlo era insostituibile, insomma. Dopo, andando avanti, la prendevamo un po' più filosoficamente, ma lì sul momento rimanemmo agghiacciati perché ancora una volta la sfortuna ci toglieva il nostro protagonista più importante. E Antognoni sarebbe rimasto lontano dai campi per più di un anno. Poi il problema fisico lo ebbe lei, De Sisti, dovette lasciare la panchina per un po' e poi ci furono invece dei dissidi. Ma perché lasciò la Fiorentina uno come lei? A distanza la prima di volta, la prima volta ve l'ho detto prima, ve l'ho accennato prima per dissapori con radice, quando giocavo. No, dopo, ma io parlo da allenatore. Da allenatore voi capite che assumendo psicofarmaci dopo l'operazione alla testa, chiaramente i riflessi andavano a farsi benedire, sei uno che non ce la fa a ragionare in termini veloci come dovrebbe fare uno che dirige una banda di giovanotti che stanno lì a sentire cosa gli dici e cosa c'è dentro le parole che tu gli dici. Quindi mi sono accorto che non riuscivo a capacitarmi bene. Una volta sono andato da Pontello, ma dal Conte, che era lui che diceva: "Oh picchio, non ti dimenticare che sono io qui che giro il mestolo". Flavio, ecco, sì, comandava lui, se c'ha bisogno venga da me. E andai a dirgli che durante una discussione con la squadra nello spogliatoio mi ero ripetuto 3 volte e questo non poteva succedere. "Ma no, dai che ce la fai, dai che ce la fai". Poi sai, cioè, in quel periodo poi ci fu quella tremenda legnata che avemmo con l'Anderlecht e poi dopo facemmo un amichevole a Firenze, addirittura con la Dinamo di Kiev e perdemmo 2-0. E dopo 2 giorni sembrava che tutto era rasserenato, dopo 2 giorni esatti mi ha chiamato nel suo ufficio Pontello, mi ha detto: "Sai, ti voglio affiancare Valcareggi". Io ho detto: "Guardi, Valcareggi è un mio padre putativo nel calcio, ha fatto del bene alla mia persona, mi ha fatto giocare in nazionale, pensi un po', la cosa più grande che potesse farmi, però io ve l'ho detto 2 settimane fa, non sono in grado di dirigere la squadra, adesso lei mi vuole mettere la balia mi piacerebbe pure, ma fate tranquilli, io me ne vado". Grazie. E così andò, in effetti. Quindi lei, Antognoni, tornò una volta ripresosi dall'infortunio e non trovò più Purtroppo non ho trovato più Picchio, perché devo dire Picchio dall'80 all'84, 85, gli anni in cui è stato a Firenze come allenatore, credo che la Fiorentina in quegli anni ha sfiorato lo scudetto, è arrivata seconda o terza l'anno successivo, poi un quarto posto. Quindi gli anni migliori che ho trascorso io, a parte gli incidenti che ho avuto, devo dire li ho passati con Picchio. Gli altri sono stati un po' di supporto, però al momento in cui sono rientrato dopo l'incidente ho trovato Groppi. E non è stata una cosa molto piacevole. De Sisti, grazie tantissimo per aver accettato il nostro invito. Io grazie ho captato da parte sua parole di affetto sincero e di stima nei confronti di Giancarlo, quasi fosse un figlioccio, un nipote o comunque un fratello minore. Davvero è stato carinissimo con Giancarlo e tutto quello che ha detto
risponde a verità, insomma, ha tessuto le lodi di un grande campione. Grazie, sono orgoglioso di essere suo amico, guardi un po'. Ciao Gianca. Ciao Picchio, grazie. Arrivederci Picchio. A tutti. Ciao, ciao Picchio. Ciao, bene, la nostra trasmissione continua. Subito dopo la pubblicità riprenderemo con l'anno 85 e con una partita importante per Antognoni, Fiorentina-Bari. A tra poco. La gamba rimane lontano dai campi per più di un anno, quando torna trova Groppi in panchina e tra voi le cose non vanno benissimo. Perché? Ma perché, ripensandoci oggi a distanza di tanti anni, io volevo giocare a quel punto, perché dopo tanto tempo che uno non gioca preferisce avere questa opportunità. Chiaramente l'allenatore era titubante, quindi ho avuto questa piccola discussione in questo senso. Poi dopo, una volta che sono rientrato, piano piano mi sono riabituato un po' alla partita, dopo un anno e mezzo circa che ero stato fermo. Insomma. Ascoltiamo però il commento di Agroppi, che non fu poi malvagio, in quel novembre dell'85, Fiorentina-Bari 0-0. Una bellissima accoglienza, già lo sapevo, quindi mi sono meravigliato per come mi hanno accolto. Devo ringraziare tutti in questo momento. Antognoni ieri oggi, dopo 21 mesi, per un ritorno col sapore della festa. E meno male che per lo stadio colmo di gente c'è stato il rientro di Antognoni al 22esimo della ripresa. Non è valso a modificare il risultato, anche se Giancarlo, come dice Agroppi, è andato bene. Direi ha sbagliato poco e niente, sono soddisfatto. Non pensavo onestamente che potesse far così bene, anche perché era una partita molto difficile, però ecco, volevo vedere il grado di condizione di Antognoni, che mi ha sorpreso piacevolmente. Beh, in quell'occasione del rientro le feci complimenti a Groppi. Sì, no, ma chiaro, in quel momento uno pensava, cercava di giocare, poi qualche dissidio c'è stato tra di noi, però poi uno a un certo punto si mette anche nei panni dell'allenatore, non è che non capisce anche le situazioni degli allenatori, che in quel momento non mi vedevano al 100%, però se non giocavo non potevo raggiungere una condizione buona. Calamai, Firenze era tutta con Antognoni, sì, ma e non tutta, con Agroppi. Tutta totalmente, perché era il ragazzo che volevi rivedere in campo, il campione che non avevi mai dimenticato. Io credo che a quei tempi proprio anche la pulizia morale di Giancarlo ha condizionato questo rapporto. Lui poteva anche in maniera un pochino più furba trovare degli alibi, guadagnare un po' di tempo, invece lui aveva l'onestà di dire io voglio giocare, voleva giocare. E dall'altra parte c'era anche una Fiorentina che tutto sommato stava andando discretamente. Certo è che questa spaccò la città in maniera, direi, totale. Ci furono anche dei momenti un po' caldi nei confronti di una parte della tifoseria, direi della stragrande maggioranza, ma di qualcuno nei confronti di Agroppi, che fu, insomma, ebbe una grande pressione, no? Una grande pressione in questo senso. Insomma, ci fu un momento molto fiorentino, devo dire, in cui Firenze, nel momento in cui tocchi uno dei suoi figli, credimi, la Firenze è una città che si divide storicamente, ma nel momento in cui tocchi uno dei suoi figli, Giancarlo è uno dei suoi figli, trova una compattezza, direi, quasi cieca, non c'era oggetto di dibattito, Giancarlo doveva giocare, punto e basta. Fiorentina-Empoli 1-1, aprile 87, quindi abbiamo fatto un salto in avanti di circa un anno e mezzo, è l'ultimo gol di Giancarlo con la maglia della Fiorentina. La Fiorentina onora il campo tenendo palla di più, ma il gioco è senza effervescenze e per nutrire di soddisfazioni 40.000 e passa accorsi per il derby del Lungarno. Dopo aver citato i due pubblici, oggi folla di autentici sportivi, bisogna dire grazie due volte al dottor Piero D'Elia, arbitro internazionale. Già, la prima volta Fiorentina e Empoli si lamentavano di non aver mai beneficiato in questo campionato di un rigore. Ecco, le accontentate. E poi la seconda. Senza i rigori, lo 0-0, pur sofferto, sarebbe risultato un tantino squallido. Grazie dunque per il thrilling, perché i rigori appunto lo danno. Incomincia la Fiorentina, il fallo è su di Chiara. Antognoni va con sufficienza al tiro,
e fortuna per lui, rimedia e gol. 1-1 per il derby. Quanta gente, c'era anche lei, Frattini, allo stadio? Sì, c'era 14 anni. No, c'ero, andavo con mio babbo, ci portava a vedere il biondo, lui lo chiamava il biondo il dio, dunque andavamo tutti a vedere Giancarlo e compravamo tutte le scarpette, non posso dire adesso, insomma, giustamente per questioni, compravamo tutte le scarpette firmate da Giancarlo Antonioni, che era una grande azienda. E in quel periodo lì arrivò un altro fuori classe, che si chiamava Roberto Baggio. Arrivò Roberto, che tra l'altro hanno fatto, mi sembra, avete fatto una gara insieme, Giancarlo, se non sbaglio. Napoli-Fiorentina, e non poteva mancare. Via il servizio. Intanto le radioline avevano diffuso la notizia che l'Inter perdeva Bergamo, ed allora, quando il pallone calciato da Baggio buca la barriera e sorprende Garella, c'è rammarico, ma non tristezza. Abbiamo visto il gol di Baggio a Napoli, avrebbero giocato assieme anche l'ultima di campionato, Fiorentina-Atalanta del 17 maggio. Oltre al gol di Baggio, che tutti ci ricordiamo era all'esordio, ma è la vittoria del Napoli dello Scudetto. Dello Scudetto, certo. Certo, che hanno festeggiato proprio con quel pareggio. Perché al Napoli bastava il pareggio per vincere matematicamente lo Scudetto. Quindi a quel punto, quando è finita la partita, noi cercavamo di scappare perché entravano tutti i napoletani all'interno dello stadio per festeggiare lo scudetto di Maradona e compagni. Adesso devo far passare lei per anziano, tra virgolette. Sono. No, ma all'epoca aveva capito che Baggio sarebbe stato un fuoriclasse o no? Da subito. A Baggio si vedeva da come toccava la palla, dal dribbling che aveva, dalla tecnica che aveva. Baggio è arrivato alla Fiorentina non in perfette condizioni aveva fisiche. Aveva problemi al ginocchio. Aveva problemi al ginocchio, infatti fu acquistato con problemi al ginocchio. Però la Fiorentina ha creduto in Baggio e l'ha acquistato nonostante avesse fatto un'operazione. Quindi, insomma, vedere Baggio giocare, anche se per poco tempo che l'ho visto io, si vedeva subito che era un giocatore candidato a fare una carriera importante. Caro Tardelli, un caustico giornalista, parlando di Antonioni, scrisse: purtroppo è stato schiacciato tra l'ultimo Rivera e l'inizio di Baggio. Secondo me non è stato schiacciato da nessuno. Anche secondo me. Lui ha fatto la sua carriera fra questi due. Mi sembra una carriera di Giancarlo, l'ha scelta lui. Se avesse scelto di andare a giocare in un'altra società avrebbe fatto sicuramente qualcosa di più, ma ha fatto una grandissima carriera, ha vinto un campionato del mondo, purtroppo nella Fiorentina... Gli manca lo scudetto, dai. Non era così facile certo. Vincere lo scudetto, l'unica occasione che hanno avuto era l'anno 82 e purtroppo gli è andata male perché si è fatto male, ma Antonioni ha fatto una grandissima carriera. Arriva dunque la fine della stagione 87 e Antonioni, non proprio a sorpresa perché già era nell'aria questo divorzio, annuncia di non giocare più per la Fiorentina. Servizio di Marcello Lazzarini. Antonioni, come Bettega, dopo 15 anni in maglia viola, il capitano ha deciso improvvisamente di lasciare la società e fare le valigie per la Svizzera, dove avrà un contratto per 2 anni con il Losanna. Una decisione amara ma comprensibile, soprattutto sul piano umano, ha detto Baretti, rientrato stanotte da Göteborg, dove ha concluso l'ingaggio del nazionale svedese Glenn Hisen. Una decisione sofferta per Giancarlo, il giocatore più amato di Firenze Sportiva. 74 partite in nazionale, 350 in maglia viola, mondiale nell'82. Adesso vanno in India, in Cina, negli Stati Uniti. Allora la Svizzera era una meta, direi, ambita, perché prima c'era andato Anastasi, già nell'81, poi Antonioni, poi Tardelli al San Gallo e c'era anche Rummenigge al Servette in quell'epoca lì, no? Sì, io ho giocato contro di lui. Noi non abbiamo giocato. Abbiamo giocato a Losanna. Sì. A Losanna una partita e ci siamo trovati, insomma. È stata una bella esperienza che però io ho troncato il primo anno. Cioè ho fatto fino... A un anno solo al San Gallo? Sì, basta. No, sì, sono andato... In realtà ho fatto 6 mesi. Faceva molto freddo. No, in realtà mi divertivo nell'allenamento, ma non sentivo più la voglia della domenica. E allora quando ti accorgi che è così è meglio smettere.
Antognoni dichiarò: volevo finire con tranquillità, la Svizzera era il posto giusto e fra l'altro in quel periodo nacque la mia splendida bambina. Sì, Rubino è nato in Svizzera, quindi oltre al fatto di Rubinia, che sicuramente è il fatto più importante, ma poi c'è stata anche una tranquillità maggiore, come finire la carriera, diciamo, è stato un prepensionamento. Eccoli qua, vedi, Tardelli e Antognoni contro in Svizzera. Un prepensionamento dal fatto di dover smettere di giocare, quindi piano piano abbiamo acquisito questa volontà. Comunque Auro, se te vai in giro per Firenze e chiedi a 100 tifosi della Fiorentina in quali squadre ha giocato Antognoni, secondo me 99 ti dicono solo la Fiorentina. Cioè questo passaggio a Losanna è stato vissuto come un qualcosa di ininfluente. Io credo che Giancarlo credo che Giancarlo stesso sia stato sostanzialmente costretto ad andare, lui avrebbe voluto finire nella Fiorentina, bastava guardare la faccia che aveva in quella conferenza stampa. I tifosi della Fiorentina avevano capito che Giancarlo, tutto sommato, l'andare in Svizzera è stato un altro atto di amore, perché lui avrebbe potuto restare a Firenze e probabilmente guadagnare di più, probabilmente mettere in difficoltà anche, proprio per quello che dicevamo prima, gli eventuali allenatori, gli eventuali compagni. Quindi ha preferito lui togliere il problema. Ecco, ma per i tifosi della Fiorentina la carriera di Giancarlo Antognoni è iniziata e finita con la maglia anche viola. Anche perché sono venuti oltre 2000 persone, per 2000 fiorentini, per la prima partita giocata a Losanna, quindi vuol dire, e invece vuol dire nel febbraio dell'88 venne organizzata a Firenze Fiorentina Losanna con Antognoni con la maglia del Losanna. Vediamo le immagini. Firenze doveva essere una festa, l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Losanna, e in effetti lo è stato, ma solo per lui, Giancarlo Antognoni. 15.000 si sono stretti attorno al capitano. 16 anni in maglia viola, tanti ricordi belli e drammatici, striscioni, targhe, fiori e abbracci. Poi, col passare dei minuti, la festa si è trasformata in contestazione nei confronti dei Pontello, rei di aver costretto all'esilio il capitano, ma soprattutto per le deludenti prove della squadra. E alla fine, quando Antognoni, bel diagonale al volo, ha segnato il gol del pareggio, 1-1, lo stadio si è incendiato. Beh, pure ha fatto gol quel giorno lì, che Antognoni... Questo non lo ricordavo. Il gol dell'ex ci vuole sempre. In questo caso è stato beffardo. Hai sentito nel servizio? Cioè, ce l'avevano con i Pontello che hanno costretto all'esilio. È normale, che è molto Dante in questo Firenze, no? Madonna, cioè, ragazzi, che esilia il proprio scelto Antognoni di andare via, non credo che il Pontello no, l'avessero. Non è, guarda, nella realtà di Firenze nessuno ha mai pensato che sia stato Giancarlo a voler andare via. Lo ripeto, Giancarlo ha risolto un problema della Fiorentina. E quindi per questo la gente avrebbe voluto averlo ancora lì. Anche avrebbe... in questo caso. Vabbè, a distanza di 25 anni, ci dica come andò. No, andò che avevo notato che c'è una certa indifferenza da parte della società nei miei confronti. Ah. E quindi niente, piano piano ho deciso di fare questo passo. Un passo sicuramente inopportuno forse da parte mia, però in quel momento me la sono sentita così, perché poi... ho deciso così, come si decide. Lo rifarebbe? La cosa brutta dell'Italia, lo rifarei, perché me è stata un'esperienza bella, un'esperienza positiva. La cosa brutta o negativa, diciamo, non positiva, è che i grandi giocatori, come accade all'estero, per esempio Bobby Charlton, che è rimasto nel Manchester United come ambasciatore del Manchester per sempre. Vedi, qui abbiamo visto i Maldini che si sono allontanati, gli Antognoni che si... Del Piero che sembra che adesso ci sia un riavvicinamento. Cioè, hanno quasi paura di questi grandi campioni, invece di che potrebbero dare una mano alla società in qualsiasi maniera. Non è detto che il uno Bayer debba... Il Bayer in questo insegna. Il Bayer insegna. In Italia non succede come questo. Il Bayer di finita l'esperienza in campo, restano come dirigenti. Certamente devi avere anche delle qualità per farlo, non ci sono dubbi.
ma se non c'hai le qualità per fare il dirigente, sicuramente avrai le qualità per fare l'ambasciatore della squadra. Le qualità per dare una mano, una ce mano l'hai. Ce l'hai sicuro. Poi trovare la giusta collocazione è un altro però problema. Qui si tende invece ad allontanare i grandi giocatori perché spesso e volentieri pensano che questi e grandi giocatori facciano ombra, tolgono un po' di vetrina, tolgono un po' di immagine che qui è importante. Abbiamo qualche filmato ancora, pochi secondi, di Antognoni sempre con il Losanna. Ricordiamo che Antognoni rimase in Svizzera due stagioni tra l'87 e l'89, però si viveva bene, no, qui? Sì, una vita tranquilla sul lago di Lago Lemano. E niente, io tra l'altro non abitavo al lago, ma abitavo un po' in collina, quindi vedevo la neve spesso più che il e sua moglie Rita venne tranquillamente. Mia moglie venne dopo tre mesi, quando riuscì a trovare una casa adeguata, una casa come ho già detto prima, un po' in collina. I primi tre mesi li ho vissuti in un albergo, proprietario era un italiano, quindi mi ha inserito piano piano nel contesto del campionato svizzero, che in quegli anni stava cominciando ad essere un campionato abbastanza importante. Qui ecco, siamo a Firenze. Una foto di Antognoni e di sua moglie Rita, non certo in Svizzera perché eravate... No, siamo a Firenze. Siete a Firenze. C'è Fiesole dietro. Documento del 1989, Italia 82 contro campioni stranieri. Lo stadio è quello di Firenze, il servizio è di Lazzarini. Una giornata memorabile quella di ieri. Firenze si è stretta attorno a Giancarlo Antognoni per regalargli uno splendido addio. Non ci sono precedenti del genere nella storia dello sport e per la prima volta allo stadio come ad una festa. Senza tensioni, senza rabbia, ma solo con la gioia della partecipazione ad un grande spettacolo collettivo, dominato dall'emozione, dai ricordi dei 17 anni di carriera di un campione che Firenze ha elevato a simbolo della sua fiera bellezza e anche della sua vicenda spesso tormentata dalla sfortuna. C'erano almeno tre generazioni allo stadio, i ragazzi che hanno appena fatto in tempo a vederlo giocare, i loro genitori che l'hanno visto crescere e imporsi all'attenzione del calcio italiano internazionale e anche i nonni, ma soprattutto tante donne. In campo anche molti campioni, gli azzurri mondiali di Spagna, Rossi, Graziani, Cabrini, Scirea, Altobelli e molti campioni stranieri, Magère, Rummenig, Junior e il simpatico Paffa. Ma gli occhi erano solo per lui, il biondo esile ragazzo umbro che Firenze ha elevato a suo idolo. Antognoni era però rotto dall'emozione, ha dato alcuni saggi del suo stile inconfondibile, della sua classe cristallina, ha mancato un gol segnato sul rigore, ma la mente era altrove, ai ricordi. Era l'89, il giorno di questa festa, caro Frattini, però quando si parla di Antognoni e si è nella zona di Firenze, anche oggi si riempirebbe lo stadio. Bellissima trasmissione, perché veramente molti aneddoti non riconoscevo, qualcuno me l'aveva detto, molti non riconoscevo, ma soprattutto oggi Giancarlo, volevo parlare di Giancarlo di oggi, che meno di sei mesi fa la città di Firenze gli ha consegnato le chiavi in mano come cittadino, diciamo, onorario della nostra fazione. Dunque siamo felicissimi perché proprio penso che regalo più bello non potessero assegnare. Ora, prego. L'altro dato clamoroso, e questo Giancarlo lo può confermare, è la sua popolarità tra i bambini, tra i ragazzi. Questo lo rende, tra virgolette, immortale, no? Perché uno immagina un giocatore che col passare del tempo viene quasi dimenticato. Lui, tra l'altro, incredibilmente, devo dire, non lavora nella Fiorentina, quindi lui non è che ha un richiamo quotidiano. Eppure, credimi, i ragazzi ci siamo... Bravo, perché c'è un mondo, c'è un racconto, come facevano, hanno fatto i nostri nonni. Ecco, i nonni hanno raccontato. Giancarlo fa parte della storia della Fiorentina e di Firenze. Poi la Fiorentina fa parte della vita della città. Il racconto di Antognoni, anzi, devo dire, per certi versi a volte tende a amplificare addirittura le imprese di Giancarlo. Per cui i bambini vanno da Giancarlo. Guarda, ti dico che Giancarlo, ogni volta che accompagna qualche grande personaggio anche di oggi in giro per Firenze, delle volte è imbarazzato perché chiedono più autografi a lui che ai grandi campioni di oggi. Gianni De Magistris, su che errore fa Firenze a non valorizzare i propri campioni?
Ma io e Giancarlo non siamo coetanei, io ho 4 anni più di lui, però abbiamo fatto praticamente la nostra carriera in parallelo. E io con le mie Olimpiadi, lui con i suoi mondiali, siamo sempre stati insieme. Devo dire che abbiamo avuto anche il piacere di fare una campagna per tutta la città di Firenze come testimonial dello sport. La città era tappezzata di striscioni, di manifesti, dove lo slogan era: ti insegniamo un nuovo gioco, lo sport. Tante belle parole, tante promesse, poi alla fine ci siamo trovati sul viale così della vecchiaia, anche se ancora ben temprati, però purtroppo ci siamo visti anche recentemente, ne abbiamo parlato, né l'uno né l'altro fa niente per questa città, siamo ambedue, tra virgolette, emarginati. Però tu sai che Firenze è la città dei Guelfi e Ghibellini, insomma, quindi forse poi il Nemo profeta in patria forse ha un valore vero. Perché non lavora per la Fiorentina? Perché me lo domando anch'io, però in questo momento ricopro un ruolo in federazione che, insomma, è sempre gratificante. Speravo in un ruolo un po' più gratificante, però non è avvenuto. Va bene lo stesso. Per la Fiorentina ho avuto questo blackout da parte della proprietà e non ho mai avuto la possibilità di poter parlare, sì, qualche volta con i Della Valle, però saltuariamente, solo per eventi di partite. Quando ho chiesto un appuntamento non mi è stato concesso, forse è quello l'unico rimpianto che oggi posso avere. Vabbè, insomma, io credo che ci siano delle possibilità, se non ci sono state fino adesso potrebbero esserci di qui in avanti. Vorrei chiudere con una testimonianza di Antonio Caliendo su Antognoni. In Antognoni c'è tutto, c'è il campione, c'è l'uomo, c'è l'onestà, c'è tutto quello che una madre vorrebbe avere per un figlio. Un allenatore che vorrebbe avere un campione, ecco, tutti i campioni che vorrebbe avere un allenatore. Antognoni è tutto, non si esclude niente. Lui può essere stato praticamente tentato di essere inquinato, ma è rimasto sempre l'uomo pulito che io ho conosciuto da bambino, da ragazzo. Devo dire la verità, mi emoziono anche perché io provo un affetto veramente sincero verso di lui ed è incancellabile. Bella frase, il figlio che ogni madre vorrebbe avere. Grazie Fratini per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Moreno Roggi, abbiamo ripercorso 30 anni di calcio con Giancarlo. Sì, siamo partiti da ragazzi, ci troviamo con qualche capello bianco, come si può notare, e ancora siamo qua, ci vogliamo bene, e io penso che quella sia la testimonianza migliore per dire che uno può essere un grandissimo campione, però la cosa importante è l'uomo, quello che tu hai dagli altri perché tu riesci a darlo. E lui ha sempre dato questa immagine che ha, l'ha sempre data a tutti, è una persona. La vostra amicizia è sempre stata solida? Viviamo ancora insieme? Viviamo ancora insieme? No, sì, sempre, sempre solida. Grazie. Ciao, buonasera. Caro Calamai, è stato doveroso fare una puntata. Un compagno di vita. Un compagno di vita. Grazie Marco Tardelli. Grazie Giancarlo. La faremo anche su di lei, è una trasmissione. Grazie, siete troppo buoni. Non è stato bandiera come Antognoni, almeno questo lo riconosco, insomma. No, ha vestito più maglie, no. Sono... Però ha vinto molto di più. Ho fatto 10 anni nella Juventus. Marco è un fenomeno. E poi la rete contro la Germania la ricordiamo tutti. Poi Giancarlo è Giancarlo, è diverso. Io non sono come lui, che non mi arrabbio mai, io sono sempre tranquillo. Io mi arrabbio molto, spesso ho pagato queste mie arrabbiature. Allora, che sia di buon auspicio questa trasmissione per un ruolo come si deve per Antognoni nella sua Firenze e una panchina altrettanto prestigiosa
per Tardelli. Chi, chi ingaggia Tardelli fa il colpo della vita. Che gli sono dovuti. Per adesso la panchina ce l'ho, sono una domenica sportiva. No, no, per carità. Però porta bene la Rai, perché anche Capello faceva il commentatore e poi è andato a... Anch'io lo facevo prima la domenica sportiva e poi sono andato... Abbia fiducia. No, grazie Giancarlo. Grazie a Rai Sport che mi ha dato questa opportunità e che mi ha Siamo ricordato onorati noi di aver fatto grazie questa puntata. Grazie a voi, grazie ai compagni di avventura che oggi con me hanno passato 2 ore e mezzo, 3 ore di ricordi piacevoli, penso. Graziella Turiello ai testi, Pino Frisoli che ha raccolto tutto il materiale che abbiamo visto stasera, Egidio Bertazzoni in regia, Petris al montaggio, e proprio con Petris chiudiamo perché Francesco Pancani ha voluto raccogliere un altro ennesimo messaggio di saluti da parte dei fiorentini ad Antognoni. Grazie per l'attenzione, buonasera a tutti. Ciao Giancarlo, sei sempre nei nostri cuori. Ciao Giancarlo, un grande saluto qui da Sant'Ambrogio, siamo tuoi tifosi e io mi ricordo quando hai esordito in Serie A, ero bambino ma ero presente a quella partita, lo riporterò sempre dentro di me quella giornata. Grande Gianca, grande. Ti diamo a mano tutto. Ciao, ciao Gianca. Grande Giancarlo, sei il nostro mito. Ciao. Giancarlo, ciao. Grazie di tutto quello che ha fatto per noi, per Firenze e per la Fiorentina. Grazie.